Buonasera e bentrovati, siamo di nuovo qui cari amici, bentrovati in questo ufficio stampa dei Piani Alti. E questa sera daremo spazio a quello che è stata la ricerca ed è la ricerca dei miei ultimi 20 anni di vita. Sono tutte informazioni, come tutti gli uffici stampa si raccolgono informazioni. E io in questo mio ufficio stampa ho raccolto da 20 anni informazioni straordinarie, veramente straordinarie. Una parte di questi anni io li ho messi in questo manuale straordinario per vivere la vita, che è il libro che questa sera noi useremo, su cui insomma ci eserciteremo. Allora, incomincio a vedere. Un po' delle vostre, vedo che state iniziando ad arrivare. Saluto tutti quanti, grazie. Devo dirvi che grazie, grazie cari amici che vedo che state arrivando. Devo dirvi che ho visto le vostre tantissime, tantissime richieste. E vi ringrazio perché vuol dire che siete molto attenti e partecipi e vuol dire che noi di Focus facciamo delle cose che vi piacciono e che soprattutto io spero sempre siano molto utili, insomma, per le vostre vite. Devo dirvi che mi sono ritrovata un po', cioè, nell'imbarazzo quest'oggi perché vedendo questi numeri, grazie per tutti i vostri cuoricini. Benvenuti a tutti voi che state arrivando. Come vi dicevo, mi sono trovata un po', insomma, a disagio oggi perché guardando tutte le vostre richieste, vedendo che alla fine siete stati veramente tantissimi, cioè qualche centinaio, quindi mi sono detto: ma come facciamo? Perché qua, cioè, quelli che arrivano per ultimi, poi alla fine non hanno mai delle chance. Grazie, grazie, buonasera a tutti, benvenuti. E mi sono detto appunto come facciamo? Cioè, qui ci sono quelli che arrivano per ultimi che non hanno mai, come dicevo, delle chance per riuscire ad avere, insomma, aperta la pagina indicata. Allora, insomma, ho pensato, e se io facessi una cosa, se io mettessi tutti i numeri che voi mi avete segnalato dentro un sacchetto e poi li tirassi fuori a sorte, allora voi sicuramente sapete qual è il numero che avete chiesto, no? Questa sera. E quindi voi tenete a mente il numero che voi avete chiesto. Io sono andata a prendere, sapete, i blocchetti, quelli per le lotterie, no? E allora cosa ho fatto? Ho preso un sacchetto, questo sacchetto, ho guardato tutti i numeri che voi avete scritto, quindi ho messo tutte le, sapete, c'è matrice e figlia nel blocchetto, allora ho messo le figlie tutte quante dentro a questo sacchetto e mi sono detta: allora, secondo me questa sera poi facciamo una cosa che dà possibilità un po' a tutti e spero che vi piaccia questa mia scelta, eh? E quindi farò così, no? Cioè, ho messo tutte le vostre richieste, i vostri numeri qui dentro questo bel sacchetto rosa. E poi le estrarrò a caso, quindi vediamo che cos'è che viene. Non si vede bene. Allora, il volto è coperto dalle scritte in sovrappressione, ma addirittura si vedono solo gli occhi. Non credo perché io mi vedo qua nel telefono, vedo che è tutto a posto, magari è un problema di chi ha scritto questo. Confermatemi se vedete tutto bene. Candida, Candida, Candida Stella. Confermatemi solo, perché magari è solo un tuo problema, Candida, che peraltro porti il nome della mia mamma. Che bello, non se ne sentono tante di persone che si chiamano Candida. Candida è un nome molto bello. Dunque, ditemi, allora, vengo a guardarvi. Sì, si vede, sì, io vedo bene. Si vede ok? Si vede, perfetto. Allora probabilmente Candida, guarda se è un problema di inquadratura della tua camera, del tuo schermo.
Come vi stavo dicendo, appunto, ho pensato questo, ecco, perché mi sono detta, se no, va sempre a finire così, che, insomma, ci sono i primi che hanno le risposte, gli ultimi poverini che non si riesce mai ad arrivare perché riesco a farne solo una parte. L'ultima volta che abbiamo fatto dall'ufficio stampa dei piani alti era 31 luglio, mi ricordo, era... È stata l'ultima diretta, poi abbiamo fatto la pausa estiva. E quindi adesso questa sera riapriamo di nuovo l'ufficio stampa dei piani alti. Ogni tanto qui a Focus lo faremo, ma lo faremo perché so che serve e serve anche a voi, cioè per mettere la vostra mente su quella che è la giusta prospettiva di interpretazione di quel che è il senso della vita e della morte. Credo che, insomma, buona parte di voi sappiano già un po' qual è la mia storia, ma per dei nostri amici magari nuovi che non conoscono la storia, cioè dovete sapere che ormai io sono quasi 20 anni che ricevo informazioni dai piani alti, come dico simpaticamente, attraverso una canalizzazione. Non è mia la canalizzazione, c'è una persona, Francesco, che canalizza. E tutti e due abbiamo questo compito, la nostra anima, questo ci hanno detto, la nostra anima ha questo compito in questa vita. Francesco deve solo, cioè, permettere a loro, come con Roberto Setti del Cerchio Firenze 77, c'è una incorporazione, quindi quando arriva il mio arcangelo, che è quello che 20 anni fa ha detto durante appunto una seduta davanti a tutti che era arrivato il momento di fare il compito, il vero compito della mia anima per questa vita, quindi questo libro, e naturalmente da giornalista far girare l'informazione. Ecco, quindi quello che c'è nel manuale straordinario è il frutto di anni di inchiesta che io ho fatto sul senso della vita e della morte. Quindi tutte queste indicazioni sono utilissime per la nostra mente, affinché la nostra mente riesca ad avere una visione, quella più coerente a quello che è davvero il vero senso della vita. Cioè le cose che io vi dico o che vi dirò questa sera, buonasera a tutti, intanto grazie perché vedo che continuate ad aumentare. Oh, ma siete già tantissimi, adesso fra poco iniziamo. Le cose che io vi dico non sono delle mie teorie e non è neanche, credetemi, io ho tutte le registrazioni, quindi non... Sapete, se fosse, magari potrebbe anche essere, cioè, qualcosa che io penso e quindi potrebbe anche essere, come dire, in qualche modo modificata o influenzata da quello che può essere la mia psiche, da quello che può essere l'attività del cervello che va dentro, cioè a quella che è una grande matrix, a prendere così, ecco, delle informazioni. Io vi posso raccontare la mia storia, che ovviamente io non posso negare, perché magari qualcuno può pensare, ma no, così, allora io ho tutte le cassette e tutti i file registrati dopo con il registratore digitale, quindi ho tutte le fonti, delle mie informazioni, quello che noi giornalisti siamo abituati a fare e ad avere, perché quando si dà un'informazione uno dice quale fonte, qual è la fonte di questa tua informazione? Ecco, la fonte delle mie informazioni sono tutte le cassette che ho registrato più tutti i file digitali di tutte le sedute che io e Francesco abbiamo fatto e che continuiamo ancora a fare, e dove questa entità della schiera degli arcangeli appunto ha risposto a queste domande che io ho fatto durante la mia inchiesta proprio per sapere chi siamo, dove veniamo, dove andiamo. Quindi è importante riuscire con la nostra mente ad avere una rappresentazione del senso della vita. E tutto il percorso che io ho fatto, che voi trovate prima in Due mani, due ali, intervista straordinaria, che è il primo libro che è uscito nel 2013, e poi adesso il manuale straordinario per vivere la vita, che è uscito sempre al Salone del Libro nel 2019, voi trovate tutto ciò che serve per la nostra mente per poter rappresentare il senso della vita e per poter capire l'importanza di questo tempo affinché noi lo si possa vivere a meglio, al meglio. Quindi,
Fattene veramente un uso prezioso. Io vedo che in tutti questi anni migliaia di lettori mi hanno scritto che questo libro, Due mani, due ali, poi adesso il manuale già gli ha cambiato la vita, perché tante risposte hanno trovato le persone in questo libro a quelle antiche, appunto, come dico sempre, istanze esistenziali dell'uomo, no? Quindi indaghiamo tutti per cercare di capire chi siamo, per cercare di capire cosa c'è dopo questa vita, no? Che cos'è la morte, questa morte che ci fa così tanta paura, no? E capire che dopo c'è un seguito, ecco. E noi qua su Focus 3.0 vi diamo tante opportunità per comunque interrogarvi, mettervi un pensiero, un dubbio. C'è chi non ha bisogno di avere un dubbio, ma tanti invece ce l'hanno, ma va bene così, cioè per ognuno ha un suo percorso. Però credetemi, è molto molto importante, lo dico sempre nei miei seminari, perché poi vi cambia proprio la vita, la vivete in un modo diverso, con delle gestioni diverse delle vostre emotività e delle vostre ansie. Quindi fate tesoro, ecco, di quello che c'è scritto in quel libro, di cui peraltro io faccio beneficenza dei miei diritti, no? Quindi facciamo anche qualche cosa di bello e di buono. Preoccupatevi di sapere, ad esempio, qual è la giusta visione della morte. E credetemi, le cose che io vi dico, ripeto, non sono una mia teoria, non è un mio pensiero, non è un prodotto di una mente dell'uomo che sappiamo essere molto limitata. È frutto della conoscenza che loro mi hanno rivelato, come si dice, che mi hanno detto, con un compito assegnatomi che io 20 anni fa ho accettato di svolgere quando lui mi ha detto, mio arcangelo mi ha detto, è arrivato il momento di fare il vero compito della tua anima per questa vita, se vorrai. E io ho risposto sì, lo voglio, come dobbiamo fare. Quindi io sono qua a fare il mio compito per voi questa sera e ogni tanto faremo questo nostro ufficio stampa dei piani alti, perché io so che tante persone mi scrivono che gli fa molto bene e che porta molto conforto. Quindi questa sera noi, grazie, vi saluto, vedo che siete in tantissimi. Questa sera noi faremo così, usiamo un metodo un po' diverso, quindi io ho questo mio bel sacchettino qua in mano che è come la tombola, insomma. Dentro ci sono tutti quanti, vedete, ho proprio staccato dalle matrici tutti quanti i bigliettini con i numeri che voi avete scelto. E adesso io uno alla volta li estrarrò. E così lo leggeremo insieme. Vi ripeto quello che dico sempre ogni volta, che le cose che io leggo, che quindi appunto estrarrò un numero, ci sarà qualcuno di voi che avrà scelto questo numero e quindi potrà sentire qual è il concetto che viene espresso in questa pagina. E i concetti servono per tutti. Però sicuramente io vedo che, cioè, le persone poi sovente, appunto, mi scrivono anche privatamente che hanno avuto proprio una risposta a quello che poteva essere un loro interesse, un loro problema, ecco, del momento. Allora io direi iniziamo, perché così guadagniamo tempo, eh? Allora vediamo qual è la prima pagina che io apro questa sera. È il numero 93. Vediamo che cosa ci dice il nostro manuale a pagina 93. Il manuale lo vedete questo? Adesso che arrivano le feste, regalateli questi libri, perché non c'è cosa più bella da regalare. L'altra sera ero a cena con delle persone che erano legate a Gustavo Roll e appunto c'era una persona che mi diceva: io quest'anno a Natale regalo solo questo libro perché voglio fare un regalo così prezioso ai miei amici. Allora, perché aveva comprato il libro e l'aveva letto. Ecco, allora siamo a pagina 93, abbiamo detto. Allora, e vi ricordo anche questo, che le pagine che io vi leggo sono inserite sempre in un argomento, ecco. Quindi la pagina 93
è legata al concetto della la vita sulla Terra, quindi che cos'è la vita sulla Terra. La pagina 93 del manuale dice: la creazione è ciò che permette all'anima di esistere, è l'attimo in cui l'anima ha preso forma ed è nata. Tutto ciò che vivete non è altro che lo strascico di quell'istante in cui è nata la vostra anima, di quella vita intesa come inizio. Perché ciò che è la vera vita è l'inizio, cioè ci deve essere un inizio, no? Perché è stata creata. Il vostro vissuto terreno vi serve e vi aiuta a costruire l'evoluzione della vostra anima, ma senza l'inizio, senza quell'istante, senza la creazione della vostra anima, le vostre vite terrene sarebbero solo dei momenti che verrebbero dimenticati in pochi istanti. Ecco, questa pagina a me piace molto perché mi fa ricordare quello che dico sempre alle persone: il giorno del vostro compleanno è un giorno molto importante, perché è il giorno in cui è iniziata la vostra avventura come anima in questa dimensione terrena, no? E quindi ricordo sempre a tutti di onorare, ecco, di avere gioia, festeggiare questo giorno, non tanto, cioè, per la preoccupazione che abbiamo sempre noi dei regali, le feste e cose varie, quanto soprattutto perché rappresenta il momento in cui noi nasciamo, vuol dire che il nostro corpo è uscito dal ventre materno. E la nostra anima è entrata in contatto con il nostro corpicino, appena uscito dal ventre materno. E questa anima, che è la parte più importante di noi, ha potuto entrare in contatto con quello che è lo strumento che ha a disposizione per tutto questo tempo di questa vita, per poter realizzare questo suo bel progetto, quello che noi chiamiamo il destino. Quindi, in quel momento lì, l'anima entra in contatto con il corpo e inizia il viaggio di questa dimensione terrena. Però questa pagina ci ricorda una cosa ancora più importante, che il momento più determinante per noi è il momento in cui nasce la nostra anima, è il momento in cui viene generata la nostra anima, ciò che noi siamo, perché noi siamo prima di tutto un'anima. Quindi l'anima che nasce è ciò che permette a noi tutto il resto. Se non ci fosse quel momento, noi non saremmo qui adesso, no? Quindi è molto bella, no, questa pagina. Non so chi l'ha scelta, ecco, però chi l'ha scelta lo sa che era la sua, quindi diciamo che è una bella risposta. Vediamo, guardo un attimo solo perché vedo che siete in tanti. Poi, se c'è qualche domanda, vedo che sono tanti saluti, grazie, grazie, vedo che siete in tanti, che siete arrivati, grazie. Poi, se avete qualche domanda da fare, allora andiamo avanti. Io adesso prendo un altro numero dal mio bel sacchettino e vediamo che cosa esce. Eccolo qua. È uscito il numero 24. Siamo proprio all'inizio qua, perché la prima pagina è il 23 e quindi vuol dire che stiamo parlando degli angeli. Stiamo parlando di loro, dei nostri grandi amici, non solo amici, soprattutto dei nostri grandi aiuti che abbiamo nel mondo immateriale, no? Quindi dobbiamo ricordarci che loro esistono proprio per aiutarci. Non preoccupatevi di quella che è la rappresentazione mentale che noi abbiamo degli angeli, cioè di come noi li rappresentiamo, perché dobbiamo pensare che gli angeli comunque sono stati rappresentati dall'uomo, comunque sono nati da un'interpretazione dell'uomo. Tanti, lo so, tanti dicono che appunto gli angeli sono degli extraterrestri, non sono abitanti di altri pianeti più evoluti e che quindi sono arrivati con dei mezzi volanti e
E quindi forse questa è l'origine per cui nell'iconografia vengono riportati con le ali, degli esseri con le ali, no? Io non sono molto convinta che sia solamente ciò, cioè che sia questo, anzi, avremo prossimamente a novembre, all'inizio di novembre, una serata veramente molto molto interessante, proprio dal titolo Angeli o Alieni, e non vi dico chi ci sarà perché sarà una sorpresona come ospite nel mio salotto di Anna, ma non mancate, mi raccomando, perché rispetto a questa tematica, insomma, dibatteremo un po'. Ecco la visione. Cioè, io penso che forse c'è ancora altro oltre a questi abitanti di altri universi e di altri pianeti. Ecco. Penso che stiamo parlando di ancora un altro livello, che quel livello lì esista, ma che ne esista un altro ancora oltre a quello. Ne parleremo, ecco, non perdetevi quella puntata lì del 4 novembre. Nel salotto di Anna, 4 novembre, con un ospite veramente molto speciale con cui andremo a dibattere proprio questo argomento. Quindi, pagina 24 ci dice: libera il tuo cuore, lascia andare tutti i tuoi condizionamenti, fagli uscire lentamente da te insieme all'aria che respiri e lascia che il tuo cuore rimanga nudo. Liberalo. Libero da ogni peso, da ogni zavorra che quotidianamente ti trascini dentro, da ogni ferita affettiva che lacera non solo il tuo cuore, ma anche la tua mente. Liberalo, il tuo cuore, da tutte quelle negatività che creano muri di lontananza tra te e la vita. Respira e vivi. Noi siamo qui, vicino a te, per aiutarti. Impara a chiamarci. Allora, questa pagina è un bellissimo invito. Cioè, prima di tutto ci chiede se vuoi entrare in contatto con de delle dimensioni che non sono terrene, devi cominciare a liberarti dalle zavorre terrene. Quindi dobbiamo lasciare andare, no? Tutti i nostri pensieri, le nostre emozioni. Le nostre preoccupazioni, quindi dobbiamo proprio liberare tutte queste zavorre, dice, lasciare a terra, no? E incomincia a respirare, a recuperare quella che è davvero la tua essenza quando noi nasciamo e siamo piccolini. Non ce l'abbiamo queste cose dentro, no? Poi strada facendo, vivendo, incominciamo, no? Ad ammucchiare, a stratificare un po' alla volta le cose, no? Dentro di noi. Quindi dobbiamo ritornare di nuovo ad essere, come dire, trasparenti, così come siamo quando noi nasciamo. Perché in quella condizione noi riusciamo a connetterci meglio. Quindi, quando si fanno le meditazioni per cercare appunto di lasciare andare i pensieri, no? Non lottare contro i pensieri, ma lasciarli andare. Arrivano, si lasciano scivolare. Bisogna cercare di distrarre la mente, perché la mente è sciocca, la mente è facilmente ingannabile, nel bene e nel male. Quindi inganniamo la mente con la respirazione, teniamola occupata a seguire l'aria che entra ed esce dal nostro corpo, e quando raggiungiamo quella condizione, allora noi siamo veramente molto più aperti a quello che è la relazione con altri piani dell'esistenza, che non è solamente questa dimensione terrena. Quindi è molto bello quello che lui ci dice togli via tutto e poi incomincia a respirare. E poi ricordati che noi siamo qui, che ci siamo, che esistiamo per aiutarvi, e quindi impara a chiamarci. Adesso ci sarà ancora chi mi chiederà: come si fa a chiamare? Come si fa? Sto guardando se sono. Vorrei avere. Vorrei avere poi delle domande. Stavo guardando se c'erano delle domande, però.
Ah, ecco qui, grazie. Grazie a tutti, dice. Grazie, non vedo l'ora. Sì, del 4 di novembre. Sì, segnatevela quella data. Ma guardate che avremo anche un grosso nome alla fine di ottobre. Anche quello sarà molto. Anche mercoledì prossimo ci sarà nel salotto di Anna. Ci sarà il salotto di Anna extra mercoledì. Domenica vi facciamo la sorpresa e vi diciamo chi c'è. Va bene? Allora, vado avanti. Altro numero. È 201. Non so se lo vedete, non so chi è che ha scelto 201. E quindi vediamo subito. Allora, pagina 201. Pagina 201, siamo nell'argomento del corpo, del manuale. Il corpo, quindi ci dice, quindi chi ha scelto 201, si ricordi, quindi c'è qualcosa che è legato al corpo. Per stare bene non è sufficiente alimentare solo il corpo, ma bisogna nutrire anche altre parti di te. Ciò che più conta è il sostentamento dello spirito e non quello del fisico. Il corpo conta, sì, ma è lo spirito che conta di più. Lo spirito è il cammino più importante. Non ti sto dicendo che non è importante il tuo corpo, ti sto sottolineando come sia necessario occuparsi anche e soprattutto dell'energia dello spirito per mantenere in equilibrio la tua salute. Se ti preoccupi solo del corpo, la tua vita è incompleta. Perciò, per poter stare bene nella mente e nel corpo, è importante alimentare soprattutto lo spirito. Lo spirito, che è la buona consapevolezza, sono il punto di partenza per arrivare al traguardo della vita, della grande vita. Non solo quella che stai vivendo adesso, e sono legati all'energia del tuo cuore, del tuo buon cuore. Quindi lo spirito, cioè la nostra anima, è legata al chakra del nostro cuore, cioè all'altezza del chakra del cuore, che a sua volta è vicino al nostro cuore fisico. Quindi lui ci dice: ricordati che non ti devi preoccupare solamente di mangiare, di alimentarti, di fare cose per il tuo corpo, di curare il tuo corpo, di fare attività sportiva. E a volte ci sono, anche in questo ci sono sempre gli aspetti degli squilibri, no? Cioè quando si fa troppo, quando le cose sono molto esagerate, ecco. O peggio ancora, quando magari si fa solamente attenzione al corpo e non si fa, non dico attenzione allo spirito, ma neanche attenzione alla mente. Quindi ci sono tante persone che si preoccupano solo del loro corpo, non si preoccupano di sviluppare la loro mente, tantomeno. Ecco il loro spirito. Lui ti dice: guarda che sviluppa pure la tua mente e il tuo corpo, però non puoi non sviluppare il tuo spirito. Giustamente, perché se noi siamo principalmente spirito, se noi siamo principalmente un'anima, noi non possiamo pensare di focalizzare tutto solo su quella dimensione. Tant'è che quando succede che noi viviamo l'esperienza della perdita delle persone care a noi, tante persone si ritrovano per la prima volta a interrogarsi: che cosa succede adesso, dove è andata questa persona, no? E se abbiamo una visione limitata, solamente terrena, solo corporale anche, pensiamo con grande sofferenza, a questa morte e a questo distacco. Se noi siamo invece più espansi, più evoluti nella nostra conoscenza, sappiamo che è morto solo un corpo, ma che ciò che è più importante continua ancora a vivere. Quindi è l'anima. Ecco,
non quella che vive. Quindi si fa il solito, come dicevamo anche l'altra sera con Marco Ferrini, cioè facciamo sempre il solito cambio di un abito che si è consumato e l'abbiamo lasciato per poi ritornare e riprenderne un altro nuovo con cui fare delle altre esperienze. Quindi chi ha queste consapevolezze di fronte alla morte ha sicuramente una sofferenza molto più limitata, perché la sofferenza nasce sempre dall'ignoranza, ricordatevelo. Cioè, noi soffriamo perché ignoriamo, cioè ignoriamo davvero come stanno le cose. Perché se noi avessimo una visione corretta di come stanno le cose, non soffriremmo così. Ecco perché io vi dico in questi due libri, nel manuale e in Due mani, due ali, intervista straordinaria a un arcangelo, voi trovate tutto ciò che vi serve. Questo l'ha detto anche il mio arcangelo alla fine della stesura del primo libro. E lui mi ha detto: noi che abbiamo dato tutta la conoscenza più che sufficiente per rispondere alle domande che può fare l'uomo, poi il resto sono dei particolari. Ma le cose importanti voi in Due mani e due ali le trovate, cioè quelle che servono molto per la vostra vita. Poi ci possono essere degli aspetti particolari, degli approfondimenti, no? Io poi li faccio mano a mano, ho raccolto cose, informazioni, quindi nei miei seminari queste cose le spiego sempre. Però le cose importanti per la vostra mente, per il vostro cuore, ci sono in questo libro, quindi esercitatevi nell'avere la giusta prospettiva, poi mi direte, poi comunque ognuno è libero di fare quello che vuole, provare per credere vale sempre, nessuno, cioè, deve essere qui, non si fa proselitismo su queste cose, se si è pronti bene, se no no. Ho tirato fuori il numero 56, guardo un momento perché stasera non ho Giuseppe, il mio assistente, vediamo. Antonella Ferraris mi dice: buonasera Anna, ho una curiosità, come si chiama la statua che hai dietro di te? Me l'ha portata mio figlio da un viaggio, mi piace tantissimo. Ah, allora, quello che io ho dietro di me, che voi vedete, è una scultura lignea molto bella, un pezzo veramente molto particolare, che è lungo quasi 2 metri, rappresenta il Buddha sdraiato. Il Buddha sdraiato è bellissimo, io l'ho visto in Thailandia, sono andata, è lungo 54 metri, tutto d'oro, lunghissimo, è un problema fare la foto per riuscire a prenderlo tutto, ma è bellissimo. È sdraiato, perché è sdraiato? Perché è rilassato, perché ormai ha raggiunto la piena consapevolezza e quindi è molto rilassato, no? È bella, eh? È molto bella. Sì, io difatti. Cioè, per me è una presenza molto rassicurante, rasserenante, no? Quando mi metto sul divano, lo guardo, no? Mi metto anch'io nella stessa posizione e dico: e là, come va? Come sta girando questo mondo, no? Allora, è vero Anna, io ho letto Due mani, due ali ed è molto utile. E spiega molto bene, ogni tanto lo riprendo. Grazie, grazie, grazie. Bene, allora andiamo avanti. L'ho letto quello che ho estratto, il 56. Scusatemi, perché io in questi giorni sono stata. Ah no, 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 non l'ho letto. Ho estratto il 56, infatti mi sembrava che siamo sulle pagine dell'anima. A pagina 56 c'è scritto: l'anima è una grande memoria. Qui ci spiega che cos'è l'anima. L'anima è una grande memoria, è un grande libro, un grande registratore, raccoglie informazioni e racchiude, rappresenta tutto ciò che tu sei. È la tua immagine, l'anima. È il tuo primo cuore, l'anima. È la valigia in cui metti dentro tutte le tue cose, le emozioni, le esperienze, i pensieri, i ricordi e soprattutto gli insegnamenti. Tutto ciò che hai imparato e vissuto nel corso delle tue tante reincarnazioni sulla terra.
cioè della tua lunga vita. Vedete come la visione della vita è molto espansa, cioè non è solo questa che stiamo vivendo qua, che questa sera stiamo condividendo insieme, vi ringrazio perché vedo che siamo tantissimi. Non è solo questo la nostra vita, è un pezzo della nostra vita, questa esperienza terrena. Abbiamo altre reincarnazioni che ci possono permettere di continuare a fare esperienza e ad evolvere, ma poi dopo la nostra anima si trasforma e diventa uno spirito. Quando abbiamo fatto il percorso delle reincarnazioni, che come dico sempre sono l'ABC dell'evoluzione dell'anima, quindi è come se l'anima stesse facendo un percorso scolastico a livello di scuola materna, di scuola elementare, cioè lì stiamo mettendo proprio l'ABC, quindi la consapevolezza, per arrivare alla consapevolezza che noi siamo uno spirito. Quindi capite che tanto quello che loro ci hanno dato l'opportunità di abbreviare i tempi, di avere delle consapevolezze maggiori e quindi di fare dei salti di evoluzione maggiori e quindi senza aver bisogno di ritornare qua tante vite. Perché una volta raggiunte queste consapevolezze si va avanti e quindi l'anima si trasforma e diventa uno spirito, non ha più bisogno di reincarnarsi perché ha già imparato quel che doveva imparare. Continua a crescere, diventa uno spirito, il primo step, che è quello che può aiutare altre anime incarnate che stanno vivendo adesso come noi, adesso. Anche io ho il mio spirito guida, voi avete il vostro, ognuno di noi ha uno spirito guida e badate bene che lo spirito guida è uno, cioè è quello che abbiamo che accompagna la nostra anima quando noi ci incarniamo e la nostra anima entra in contatto con il nostro corpo appena nato dal ventre materno ed è sempre lui che ci accompagna quando noi lasciamo questo corpo e passiamo di là, nell'altra dimensione. Poi può essere che durante la vita il nostro spirito guida abbia anche dei rinforzi, però ricordatevi che tutti abbiamo lo spirito guida. Che lo spirito guida non cambia, al massimo può avere dei rinforzi, ma è lui quello a cui gli viene assegnata l'anima per aiutarla nella sua evoluzione. È il nostro maestro invisibile, lo spirito guida. È lui che è davvero il nostro maestro, mentre l'angelo custode è il guardiano della nostra anima, della protezione, no? Del male, mentre invece lo spirito guida è quello che ci aiuta a evolvere e che cerca di darci gli insegnamenti, ma se noi siamo capaci di ascoltarlo, lo sentiamo, ma se noi non siamo capaci di ascoltarci dentro, loro poveretti, io sorrido sempre perché immagino che loro siano un po' come gli indiani con le coperte che fanno, no? I fumi per fare i segnali, cercano di darci i segnali, ma noi non riusciamo assolutamente a captarli perché non siamo aperti, quindi non siamo sintonizzati su quell'onda che ci permette di quello che vi dicevo prima, cioè stiamo trasparenti, stiamo puliti, lasciamo decantare i sentimenti, le emozioni, lasciamo emergere la nostra vera natura e quindi scevra da tutti questi condizionamenti per poterci avvicinare e entrare in altre dimensioni. È importante fare questo. Quindi lui ci ha detto questa cosa molto bella sull'anima, che l'anima è la nostra vera essenza, che la nostra vera essenza è il nostro grande, grande, io lo dico che è il nostro hard disk per essere contemporanea, è come un grande hard disk. Noi mettiamo in continuazione file dentro questo hard disk che è collegato al chakra del cuore, quindi tutte le nostre emozioni automaticamente hanno questo modem che è il chakra del corpo eterico nostro, no? Il chakra del cuore, che connette l'anima a noi. E quindi tutto così rimane in memoria, perché quando muore il corpo, la memoria del corpo si dissolve, mentre invece la memoria dell'anima rimane. Capite? Questo è anche il motivo per cui noi non ricordiamo le cose delle vite passate, oppure andiamo a recuperarle facendo delle procedure che ci possono permettere di andare nell'archivio a recuperare, no? I dati. Allora, altra cosa. Leggo, guardo un attimo se ci sono.
Buonasera a tutti, grazie, grazie, grazie. Se avete qualche domanda, ripeto, lo facciamo. Allora, vado avanti. Un altro numero. Vediamo che cosa ci dice. Numero 55, 5, 5 è un numero importante, anche Gustavo Rosa, eh? Ama l'importanza numero 5. Era una delle cose, no? Importanti per lui. 55. Ecco, siamo ancora, vedete queste pagine che continuano sempre a insistere, no? Abbiamo di nuovo un numero che parla dell'anima e che ci dice, l'anima è la grande, come per rinforzare questo concetto, anche questo non è un caso, l'anima è la grande cassaforte della tua vita. È il registratore del tuo tempo, è collegata direttamente con il tuo cuore. Questa è una cosa veramente simpatica che succede in tutti gli uffici stampa dei piani alti. Io dico una cosa e dopo mi arriva un numero che riprende quello che io ho appena finito di dire. È carina, penso proprio, ma è niente per caso. Per questo è come è collegata direttamente con il tuo cuore ed è per questo che è come se fosse dentro di te. Il cuore non è solo un muscolo che serve a far vivere il tuo corpo, ma è soprattutto l'anello di congiunzione con la tua anima. C'è un filo energetico che li unisce, che trasmette il flusso del tuo sentire, del tuo vivere, quindi le nostre emozioni. Attraverso questa unione si trascrivono nell'anima tutte le tue esperienze che entrano così a far parte del tuo archivio personale, del grande registratore del tuo tempo. Vedete com'è bella questa visione? Cioè, in qualche modo riusciamo a rappresentarcela questa anima, no? Con quella che è la sua funzione. Perché la mia preoccupazione quando lavoravo era proprio, cioè, di fare delle domande che potessero. Sto guardando una frase e so che adesso guardiamo. La mia preoccupazione, come dicevo, era di fare le domande in modo tale che poi anche la mente potesse avere, da un punto di vista proprio di didattica, ecco, degli insegnamenti, la possibilità di riuscire a comprenderle. I concetti nuovi e collegarli a quelli precedenti. Quindi noi dobbiamo saperla questa cosa, che noi siamo prima di tutto un'anima. Poi il problema dell'anima è nelle culture, come è stata trattata l'anima? Nella storia dell'uomo, come è stata trattata l'anima? Sono tante, no, le vie, perché poi comunque l'uomo si è sempre posto queste domande e c'è anche un perché. Se l'uomo ha continuato sempre a chiedersi queste cose, perché noi andiamo alla ricerca della nostra origine. Ora, nelle diverse culture esistenti sul pianeta Terra, che cosa è successo? Che sono arrivati dei maestri in diverse parti del pianeta. E questi maestri sono arrivati e hanno, come dire, erano dei maestri, giusti. Adeguati per quella realtà di quel territorio di dove gli uomini stavano vivendo. No? E questo è molto bello, ci fa capire perché abbiamo avuto diversi maestri nella storia dell'umanità. Ma questi maestri che sono arrivati hanno svolto tutti la stessa funzione, anche se sono appartenuti a culture differenti, comunque tutti quanti hanno cercato di portare avanti l'uomo nella sua consapevolezza, di insegnargli che la vera motivazione della nostra esistenza non è solo quella materiale, che fa pur parte della nostra vita, che quindi va vissuta, va anche gustata, ecco, ma non con il limite che la nostra esperienza terrena umana sia solo quella, cioè che noi altri veniamo per vivere solo questa esperienza umana, terrena.
Noi usiamo l'esperienza umana terrena per dare delle opportunità, o come diceva l'altra sera il mio amico Nader Butto, veniamo a fare aggiornamento, veniamo quindi a ogni volta a rinforzare la nostra consapevolezza, ma non delle cose della terra, delle cose dello spirito, perché le cose della terra sono un mezzo, uno strumento dello spirito, questo bisogna averlo molto chiaro. Poi io lo so, sovente mi ritrovo con delle persone che mi fanno appunto la domanda, domande legate ad altre tradizioni, altre credenze, ad esempio la reincarnazione nella cultura orientale viene interpretata in un modo diverso, cioè qua a me è stato spiegato molto molto bene che l'anima dell'uomo, quindi, come uomini, ci si rincarna come uomini sino a 7 volte. Ma non è detto che ci si rincarni per forza tutte e 7 volte, perché se abbiamo acquisito consapevolezza andiamo via prima, non abbiamo bisogno di rincarnarci. In fondo l'esperienza della reincarnazione è un'esperienza pesante per l'anima, perché abbiamo un corpo, abbiamo dei limiti, abbiamo delle sofferenze. No? Quindi patiamo, abbiamo bisogno di coprirci, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di trovare i mezzi del sostentamento. Nell'altra dimensione non esiste tutto questo, quindi sono loro stessi i primi a dire che l'uomo, la vita dell'uomo è una vita faticosa. Però, come vi dicevo prima, rispetto a quella che è la visione orientale, tutti gli insegnamenti che lui mi ha dato sono stati molto chiari sull'anima dell'uomo. Quindi, come uomo, l'anima che si reincarna come uomo, non come animale, non come altre creature, ecco, come uomo, l'anima si reincarna sino 7 volte. E ha spiegato che sono famiglie di anime, con delle energie anche diverse come anime. E anche con delle condizioni, perché ad esempio gli animali non si reincarnano sino 7 volte, come fa l'uomo. L'animale si incarna una volta sola, cioè vive una volta sola. L'animale non ha il libero arbitrio, come ce l'ha l'uomo, dove può scegliere tra il bene e il male. E l'animale, io lo dico sempre nei miei seminari, l'animale che ci fa vedere, no? Pensiamo ai nostri amici a 4 zampe che abbiamo in casa, no? Ve lo ricordo anche questo sempre, cioè loro ci amano incondizionatamente, ma perché ci amano incondizionatamente? Perché loro non hanno il libero arbitrio, loro non scelgono tra il bene e il male, perché il male esiste nella dimensione terrena, anche questo spiegato, adesso non so se qualcuno lo sceglierà, ma loro mantengono la loro natura, che è quella di essere anche loro una scintilla divina, come lo siamo noi. Quindi noi siamo un'origine divina, quindi siamo scintille di bene, non possiamo essere delle scintille di male. Noi possiamo scegliere il male con il nostro libero arbitrio. Quando veniamo sulla terra, lo scegliamo. Quindi andiamo avanti. No, questo l'avevo già preso, no? Il 54, vediamo. Mi pare che siamo sempre in zona. Sono la pagina dopo, prima, cioè, prima ho letto 55. Continuiamo a insistere allora sull'anima. L'anima dell'uomo è una scintilla di energia pura, divina, senza forma. Può essere paragonata a una lampadina che quando viene creata ha una potenza molto bassa e ha bisogno di vivere per poter diventare sempre più luminosa, sempre più splendente, sempre più forte, per potersi un giorno ricongiungere alla grande fonte primordiale da cui è nata e fare finalmente ritorno a casa. Anche voi quando nascete siete uomini, ma dei piccoli uomini. Poi nel tempo crescete e da bambini diventate adulti, diventate come i vostri genitori da cui siete nati. L'anima dell'uomo è energia,
È una piccola parte della grande energia dell'universo che intraprende il suo lungo viaggio per ritornare più forte e luminosa dove? All'origine. Ma non tutte le anime ci riescono. Per quelle che non sono riuscite a crescere nella luce, ad acquisire consapevolezza nel bene, non resta altro che l'oscurità della morte, cioè della vera morte. Quella dell'anima, che è l'unica vera morte che esista, non quella del corpo, come l'uomo è solito pensare quando si interroga sulla morte. Ricorda, l'unica vera morte è quella dell'anima. Questo è un altro passaggio, appunto, importantissimo, che voi non trovate scritto in giro. Io non lo trovo ancora in giro. E il mio arcangelo, quando abbiamo finito di fare il libro, mi ha detto: questa conoscenza non l'abbiamo mai data prima all'uomo, nei contatti che abbiamo sulla Terra. E devo dirvi che io, cioè, osservando, leggendo, insomma, sono sempre alla ricerca, perché provo a vedere, ma tanto lo so che io non devo, cioè, io ho imparato in tanti anni, io non ho bisogno di andare a verificare quello che loro mi dicono, perché so che è così. È una cosa molto bella questa, ma credetemi, ho fatto anch'io un pezzo di strada, eh? Perché all'inizio avevo anch'io tutti i miei dubbi e tutti i miei interrogativi. Comunque io mi faccio sempre delle domande, però io so che nella maggior parte dei casi può capitare alla mente dell'uomo di interpretare male le parole che loro dicono e quindi di dargli un significato diverso. Quindi può succedere questo, ecco, che siamo noi che con il limite della nostra mente diamo un significato differente alle parole che ci vengono dette, perché noi siamo sotto scacco di quelli che sono i nostri condizionamenti e le nostre credenze. Mi guardo sempre perché non so se. Grazie mille, grazie a voi. Va bene. Buonasera, 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 buonasera. Va bene. Qui Gisella dice: ma chi gli dà i numeri? Li avete dati voi? Che fa ridere questa cosa, chi gli dà i numeri? Li avete scritti voi nei commenti del post che c'era questa mattina. Grazie Anna, trasmetti una grande pace. Grazie Rosangela. Guardate, io cerco solo di fare il mio compito. Cerco solo. Grazie infinite, cara Anna. Il tuo modo di parlare trasmette tanta armonia, bellezza e pace. Io cerco solo di fare. Ma l'anima è lo spirito che si incarna, anima nel corpo, e quando lascia il corpo diventa spirito? Sì, se vuoi l'interpretalo così, esatto. Cioè, l'anima è qualcosa di spirituale, no? Non è una cosa, però energeticamente ha una sua fisicità, l'anima ha una sua fisicità, nel senso che tutto è misurabile, quindi la vibrazione dell'anima è misurabile, quindi ha una sua fisicità. Quindi dobbiamo capire che quella parte nostra spirituale, che è l'anima, che è collegata al nostro corpo, e quando, ripeto, quando il nostro corpicino esce dal ventre materno, perché prima, mentre il nostro corpicino è lì in fase di preparazione, quindi stiamo costruendo questo nostro scafandro, come lo chiamo io, e lui, quel corpicino lì, è sotto la protezione dell'anima della madre che lo porta in grembo. Però quando il corpo nasce, quindi è completo, esce e inizia la sua avventura autonoma. Questo lo devono capire le madri, soprattutto i padri, che tante volte hanno una visione molto privatistica, ecco, dei figli. Eccolo, questo corpicino esce, inizia il suo percorso autonomo, anche se ha bisogno per un certo periodo degli adulti, ma l'anima entra in contatto con quel corpo e quindi si unisce al corpo, all'altezza del chakra del cuore, il corpo eterico, quindi si collega all'anima e quindi fa parte di noi, è collegata a noi, è collegata con i nostri sentimenti. Quando
con i nostri pensieri, con le nostre emozioni. Ecco perché noi abbiamo proprio il chakra del cuore che è, ripeto, come se fosse un modem attraverso cui fluiscono le cose e vanno in questo hard disk, che è la nostra anima, la nostra cassaforte che abbiamo. Quindi tutto va dentro l'anima e tutto rimane. Niente va mai perso. Quando noi pensiamo di avere perso le persone care, beh, lo facciamo perché non siamo consapevoli di come siano davvero le cose. Perché se noi sapessimo davvero come stanno i fatti nel mondo immateriale, noi non soffriremmo così. La conoscenza toglie la sofferenza e toglie l'ignoranza. Quindi bisogna azzerare l'ignoranza per azzerare anche la sofferenza. Quando noi incominciamo a capire questo, lasciamo tranquillo il nostro ego, lo mettiamo a tacere, tutti i suoi bisogni, tutti i nostri sensi che hanno i loro bisogni, e così lasciamo a tacere tutta quella parte lì del materiale, e allora noi sì che riusciamo ad azzerare la sofferenza, perché sappiamo che c'è unione, non c'è separazione, c'è unione, solo che è un'unione su dei piani differenti, quindi non ci perdiamo, esiste, noi esistiamo, tutto l'amore dato esiste, le cose vissute esistono, l'amore non dato, anche quello esiste, quel vuoto lì esiste, no? Quindi molto interessante, andiamo avanti. Io ogni tanto guardo, mi sono collegata quando, solo quando ho scritto. Chi è che mi dice questo? Aspettate, perché io sulla mia piattaforma non riesco a leggere il nome. Ma come si fa a capire qual è il nostro compito, la nostra missione in questa vita? Grazie, adesso arrivo. Con la disincarnazione. Aspetta. Sì, l'anima non muore mai, diventa spirito e vive in eterno. Sì, vive in eterno se l'anima non muore. La morte dell'anima, adesso io l'anticipo, poi magari io con queste mie spiegazioni sicuramente do già delle risposte a tante delle pagine che voi avete scelto. La morte dell'anima, è importante capire che esiste la morte dell'anima. Perché la morte dell'anima, intanto ho scelto questo numero, 227, la morte dell'anima è una cosa molto importante da capire, perché noi siamo dei grandi creatori, noi ci incarniamo una prima volta e incominciamo a vivere la nostra vita, facciamo le nostre esperienze, facciamo le nostre scelte con il nostro libero arbitrio. E costruiamo il primo passo evolutivo della nostra anima. Nelle reincarnazioni successive incomincia a entrare in funzione la famosa legge del karma, no? Quindi sperimentiamo dall'altra parte, cioè l'altra faccia della medaglia, le cose dove noi magari abbiamo generato sofferenza in qualcuno, nella volta dopo. Completiamo l'esperienza vivendo dalla parte di chi ha subito le cose che noi abbiamo scelto di fare, per prendere consapevolezza, non per fare i primi castigli, ma proprio perché la consapevolezza si completa in questo modo. E allora sì che c'è l'avanzamento. Così avviene l'avanzamento. Quindi sapere che noi siamo dei grandi creatori, dei grandi costruttori, siamo noi responsabili dell'evoluzione della nostra anima. Nessun altro è responsabile, neanche il nostro angelo custode può camminare per noi, neanche il nostro spirito guida può camminare per noi. Siamo noi che dobbiamo far evolvere la nostra anima. E quando si ha questa consapevolezza, anche le scelte cambiano, perché uno si preoccupa di fare delle buone scelte, no? Nella propria vita. E cerca di mettere dei buoni file, come dico io sempre, mettete dei buoni file nel vostro hard disk, nella vostra anima, nella vostra memoria. E cercate di fare le scelte che davvero vi permettono di portarvi avanti, ecco, di guadagnare terreno, ecco, come nella consapevolezza. Certo, è il mondo dell'imperfezione questo, è il mondo degli errori. Siamo qua per sbagliare.
Quindi si sbaglia, si cade, ci si rialza. La cosa più importante è quando noi facciamo quelli che noi chiamiamo gli sbagli, in realtà sono delle esperienze che ci devono insegnare qualche cosa. Quindi se noi riusciamo a capire qual è l'insegnamento di quell'esperienza, poi dobbiamo farne tesoro nella volta successiva che nella nostra vita ci ricapita lo stesso, una situazione dove si devono fare delle scelte. Sappiamo che quella scelta che abbiamo fatto, che magari è stata una scelta malsana, non è da reiterare, no? Da rifare, perché altrimenti vuol dire che non abbiamo ancora imparato niente. E difatti le persone che non hanno ancora imparato continuano ad avere le stesse prove che si ripresentano perché la vita gli dà l'opportunità di poter fare l'esercizio. Quindi lo fai una volta e non ti riesce, lo fai la seconda e non ti riesce, la terza quasi quasi, alla quarta magari ce la fai. Poi c'è anche chi lo fa tutta la vita e non lo riesce a superare per tutta la vita. Pazienza, tornerà la prossima vita a riesercitarsi ancora. Perché tanto ciò che è importante è che noi si evolva. Non preoccupatevi del tempo. Il tempo è solo un parametro terreno nostro, ecco, di là non esiste il tempo. Di là esiste che devi evolvere. In quanto tempo non importa. L'importante è che tu evolva, perché non è il tempo che è importante di là. Per la nostra anima è importante la nostra evoluzione. Questo dovete tenerlo a mente molto bene, se volete. Ma questi sono gli insegnamenti che io ricevo, quindi ripeto, non chiedete a me che cosa ne penso io. Cioè io posso anche dirvi che cosa ne penso, che sono d'accordo, che più passa il tempo, più realizzo queste cose, perché quando le persone incominciano a fare questo cammino di consapevolezza e incominciano e leggono appunto i miei libri e si esercitano e guardano la vita con questo nuovo registro di lettura, con questi nuovi occhiali, incominciano a capire tante cose, lasciano andare certe situazioni, si proteggono anche e quindi poi le loro vite cambiano e quindi lo capiscono. Si rendono conto che quello poi fa la differenza nelle vostre vite. Ho estratto pagina 227. 227 vuol dire che siamo verso la fine del libro. E ho 227, c'è cioè un argomento che mi interessa tanti, o meglio, tanti mi fanno la domanda sull'eutanasia. L'eutanasia, quindi, se è arrivato il momento di lasciare la terra, non esiste uomo che possa far ancora vivere un corpo. Si può ritardare oppure anticipare l'arrivo della fine, ma non si può evitare la fine. Lui cosa dice sull'eutanasia? Questo, perché ovviamente è una domanda che io gli ho fatto. Gli ho chiesto cosa ne pensi dell'eutanasia, del fatto che poi a un certo punto si decida di staccare le macchine, no? Di fare delle scelte. Ora, naturalmente, dobbiamo pensare che se noi non avessimo a disposizione delle macchine che possono permettere di mantenere in vita certi corpi, probabilmente questi corpi finirebbero di vivere prima, no? Però qual è la cosa più importante che dice lui? Dice, se quella fine è scritta, perché noi abbiamo un inizio e una fine, cioè quando noi veniamo come anima nella dimensione terrena, abbiamo un inizio e una fine. Infatti la spiegazione del tempo è proprio legata a questo inizio e fine, cioè il tempo esiste perché nella dimensione terrena esiste un inizio e una fine e ciò che sta in mezzo tra un inizio e una fine è il tempo. Il tempo è determinato dall'inizio e dalla fine, quindi, nella dimensione terrena, perché di là il tempo non esiste. Però, quando l'anima si incarna e quindi viene a realizzare il suo progetto, che cosa succede? Che viene giù con appunto un inizio e una fine. C'è già una morte programmata, diciamo così. Però, come mi ha spiegato molto bene lui, quando voi vi incarnate, una cosa è certa, cioè il vostro inizio.
Ma la fine non è più certa. Perché? Perché noi abbiamo il libero arbitrio. Quindi noi con il libero arbitrio, ad esempio, possiamo scegliere di porre fine al nostro tempo, vita, e far morire il corpo, suicidio. Possiamo fare delle cose, delle azioni, che mettono a repentaglio l'incolumità fisica del nostro corpo, quindi incidenti che noi, gente che va fuori strada, gente che fa sport estremi, pericolosi, no? Dove sai che, tu sai che metti a repentaglio l'incolumità fisica della vita, quindi la consapevolezza che noi stiamo facendo qualcosa che sta mettendo a rischio la nostra, il nostro corpo, la nostra vita, la scelta di uso di sostanze per cui potremmo morire, no? Le varie dipendenze che esistono, cioè tutte queste cose prevedono l'utilizzo del libero, l'azione, l'esercizio del libero arbitrio. Quindi, se noi utilizziamo il nostro, e loro non intervengono sul nostro libero arbitrio, perché adesso se arriverà una pagina sul libero arbitrio, poi lo vedremo, cioè il libero arbitrio è la grande. È il grande dono d'amore che è stato dato all'anima, perché io ho chiesto, ma che cos'è il libero arbitrio per voi? Perché per noi, noi sappiamo, no? È la libertà di scelta. Ma lui dice, il libero arbitrio è stato il grande dono d'amore che è stato fatto, dato all'anima nel vivere la sua esperienza terrena. Questo vuol dire che di là il libero arbitrio non esiste, l'anima non ha bisogno del libero arbitrio di là, ce l'ha di qua. E proprio va inteso come la libertà. Il libero arbitrio è la scelta, quindi una libertà, non una scelta. Quindi lui la presenta come il grande dono d'amore che è stato dato all'anima per vivere l'esperienza nella dimensione terrena, nella condizione umana. E poi qui si gioca la grande partita della vita, perché noi abbiamo un libero arbitrio nella dimensione umana, però, come lui spiega molto bene, esiste anche il male. Quindi l'uomo, l'anima incarnata in un corpo, vive questa esperienza in una condizione in cui per estrema sintesi è diviso, una scelta dove stai costruendo, stai vivendo nel bene, nella luce, nella creatività e nella creazione positiva, e dall'altra parte hai la possibilità di scegliere qualcosa che serva per la distruzione, per la disperazione, per il male, per la sofferenza, no? Questa è l'estrema sintesi, no? L'eterna lotta tra il bene e il male. In realtà, cioè, e questa cosa qui, lui dice, nella dimensione terrena esiste il male, voi lo dovete sapere, che non è una fantasia, ma non è che arriva con, lo dico sempre, con gli zoccoli, con le corna, il forcone, la coda, no. Il male è la scelta che fa l'uomo quando esprime il male, quindi noi possiamo esprimere, scegliere il bene, esprimere, scegliere il male. Ma quando noi scegliamo il male, perché siamo in qualche modo, cioè, sottoposti a delle tentazioni, siamo in qualche modo soggiogati, illusi, raggirati, c'è l'inganno, c'è tutta quella parte lì, capisci che sta generando poi nella tua vita qualcosa che si trasformerà in una sofferenza per te, per gli altri, cioè. Ma in estrema sintesi succede questo nella nostra vita. Ragionateci sopra, non sono io che lo dico, ma lui spiega, ripeto questo, io vi ricordo sempre che io faccio la giornalista e che quindi faccio l'ufficio stampa dei piani alti in questo caso, nel senso che vi riporto tutte le informazioni che da 20 anni io oramai, cioè, ricevo, ecco, dai piani alti. Quindi ricordatevi di questo, cioè di quello che vi ho detto adesso. Quindi noi abbiamo un inizio e una fine, ma quella fine è scritta. Poi può cambiare la fine,
Allora, quando non subentra un'azione dell'uomo per cui interrompe prima, prematuramente, e quindi noi andiamo così, come si dice, a fine vita, cosa succede? Che ci sono delle malattie dove poi, appunto, cioè, si fanno delle scelte dove si vedono le persone che vivono in uno stato vegetativo, che non hanno più, no, una risposta alla vita e tutto. Per cui a un certo punto l'uomo che sta a fianco di questo corpo con questa anima, cioè, interrompe, no, la sofferenza di quel corpo o quella vita che non corrisponde più nella logica, che generalmente uno ha, a una vita, bensì a una sopravvivenza. Ecco. E lui spiega molto bene questo dicendo: se quel corpo è arrivato a quel punto lì, vuol dire che la fine era già stata scritta. Quindi, in un modo o nell'altro, siamo già arrivati alla fine. Se voi altri, cioè, fate finire prima il corpo, se magari, se dovessimo rappresentare in qualche modo questo concetto, dovremmo dire: io devo arrivare sino a 200, interrompo a 180. Se era scritto che dovevi stare sino a 200, no? Lui dice, va bene, vuol dire che l'anima, cioè, non si staccherà subito perché il progetto di vita era così. Cioè noi arriviamo con un progetto, con un inizio e una fine, avevamo quel tempo lì. Poi ovviamente le anime vengono tutte aiutate, no? A passare nell'altra dimensione. Non esiste un Dio cattivo, ve lo ridico di nuovo. Non esiste l'inferno, il purgatorio, paradiso, no, e non esiste questa cosa qua, che no, questo è quello che mi hanno detto, cioè da noi, cioè, l'anima o si stacca dalla vostra dimensione, cioè dalla dimensione terrena, e arriva da noi, quindi entra nella dimensione del mondo immateriale, dove l'anima, cioè poi se ha, come dire, non ha completato, ecco, il suo compito, si reincarna subito, ritorna giù per finire il suo compito. O se magari gliel'hanno interrotto, come ad esempio i casi che io vi racconto sempre degli attentati, no? Quando c'è stato l'attentato alle Torri, lui ha detto che tutte quelle anime che avevano subito l'attentato, hanno avuto come un bonus, insomma, sono andate lì, ha detto: sono tutte qua da noi, ma adesso si reincarneranno, per poi continuare il loro progetto, perché se noi abbiamo un progetto, lo portiamo avanti, non preoccupatevi del tempo, perché il tempo di là non esiste. Cioè noi possiamo stare anche più di una reincarnazione per realizzare un progetto, ma che cos'è che conta? Il tempo delle reincarnazioni o l'evoluzione che noi abbiamo raggiunto, magari reincarnandoci 2 o 3 volte per portare a termine? No, perché magari ci abbiamo impiegato più tempo a prendere consapevolezza. Di là non c'è questo giudizio, però c'è questo nastro lungo di tempo che arriva sino a 7 reincarnazioni come uomo. Poi vedremo, vediamo se viene fuori un numero che ci fa parlare di questo. Ecco, 210. Tirato fuori 210. Spero che vi piaccia questo mio sistema, datemi un feedback se è una cosa che vi piace oppure no. Perché ho pensato che poteva essere un sistema proprio per riuscire. Stavo guardando le vostre, l'amore, l'energia che muove l'universo, il fine ultimo. Dall'amore si nasce, grazie all'amore si compiono i vari. Ah, ma noi abbiamo la nostra Mariella che ci scrive e ci segue sempre. Grazie all'amore si compiono i vari cicli evolutivi, si ritorna alla casa del padre, la nostra originaria dimora, e da lì, dopo un percorso di consapevolezza, di purificazione dalle precedenti esperienze terrene. Brava, vedo che hai studiato molto bene. Brava Mariella. Cara Anna, dice Jessica, bisogna allontanarsi dalle persone malvagie che continuano a fare del male al prossimo, lasciarle, una domanda, lasciarle a loro stesse. Dunque, vi devo dire una cosa, che rispetto a questo discorso così del male, io
Una sera, appunto, proprio parlando di questo, lui mi ha detto che noi possiamo cercare di, come dire, in qualche modo aiutare il male, però se a un certo punto questo non è possibile, bisogna salvarsi, cioè non dobbiamo fare le crocerossine di fronte a delle situazioni dove il male è più forte del bene. Perché, come dice lui, da noi, quindi nella loro dimensione, no? Lui dice: da noi esiste solo l'amore, il male non esiste, anche perché il male non è nient'altro che una delle grandi energie angeliche che ha scelto di uscire da un progetto divino per creare il suo mondo, per creare il suo mondo, e quindi cioè, ha lasciato. E ha voluto anche cioè, il suo potere. E questa scelta, quando lui dice il male non esiste da noi, il male esiste nella dimensione terrena, cioè come dire che, e questo l'ha confermato, non è che anche in altri pianeti, in altre realtà dove vivono altre creature più evolute di noi, che esiste il male, cioè non esiste il male esiste nella dimensione terrena solo. Ecco, quindi noi dobbiamo capire che quando il male rischia di tirarci giù, no? Quindi di trascinarci in una, come dire, nel girone dei dannati, dove iniziamo un percorso di sofferenza inevitabilmente, perché il male è fortemente legato alle istanze terrene, no? Quindi alle cose della terra, quindi il grande potere per il male sono le cose della terra, non sono le cose dello spirito. E quindi cerca proseliti, no? E quindi cerca di ammaliare, di incantare, di raggirare, di illudere, e così l'uomo che risponde di più alle cose della terra e del corpo, no? Quindi della fisicità, si fa prendere, no? Da questo girone, no? E abbandona quello che può essere una strada dove comunque ha una sua completezza, dove si rende conto che noi siamo corpo, sì, ma siamo soprattutto spirito, che quindi anche lo spirito noi dobbiamo alimentare soprattutto. E allora che cosa succede? Che noi, cioè nella scelta del male, cioè creiamo una sofferenza. E lui dice questo, che sulla terra non è detto che vinca sempre il bene. Perché? Perché tutto dipende dal nostro libero arbitrio. Cioè tutto dipende da come noi scegliamo con il nostro libero arbitrio. Cioè se scegliamo sempre quel giochetto che vi ho detto prima, no? Cioè noi in estrema sintesi come fare la scomposizione, no? Cioè nelle nostre scelte, pensate alle vostre scelte e fate la scomposizione, no? Sino a quando arrivate all'essenza e troverete questo eterno dualismo che viene poi superato nel momento in cui noi riusciamo a raggiungere una pienezza, un completamento, quindi proprio un superamento del dualismo del bene e del male, perché siamo solo più amore, non c'è neanche più, cioè, la visione, ecco, del male, cioè, non veniamo più compenetrati, ecco, dal male, e quindi riusciamo veramente a superare, ecco, tutto questo. Allora, lui dice: sulla terra non è detto che vinca sempre il bene. E tanti di noi pensano sempre, no? Anche lui l'ha detto, dice, voi pensate sempre che la luce vincerà, non è detto che sulla terra vincerà la luce, perché ad esempio adesso, come dicono loro, c'è più male che bene sulla terra. L'uomo sceglie molto di più il male che il bene sulla terra. Basta guardare la realtà, eh? Io sono abituata a guardare i fatti e i fatti ci dicono questo. Guardate i fatti anche voi, guardate tutto quello che abbiamo come informazioni e ci rendiamo conto che c'è molto più male che bene. Ma lui dice perché l'uomo, beh, non è che è il male che è così, ripeto, con gli zoccoli, con le corna, così, no? È l'uomo che genera la condizione del male con il suo libero arbitrio. Ma guardate che quelle scelte lì del male
rimangono nella nostra anima. Cioè, noi nella nostra anima abbiamo tutto, ciò che scegliamo nel bene, ma anche ciò che scegliamo nel male. Quindi dobbiamo sapere che stiamo creando dell'eredità nella nostra anima. E quindi dovremmo cercare di essere consapevoli di quanto sia importante sbagliare, sì, sbagliare tra virgolette, nel senso di sperimentare anche delle cose che possono aver generato della sofferenza, ma poi l'importante è cercare di andare a fare poi la strada giusta, perché altrimenti se noi riempiamo questo nostro hard disk, la nostra anima, solo di cose negative, poiché di là il male non esiste, la nostra anima, arrivata alla fine di questo lungo nastro di tempo che ha a disposizione per poter imparare, acquisire lo zoccolo duro, no? Avere quello zoccolo duro di consapevolezza nel bene, ma anche nel male, perché il male serve al bene. Quindi se noi non abbiamo fatto questo, siamo arrivati sino alla settima reincarnazione, apriamo questo disco, se dentro abbiamo messo tanto, tanto male, di là non andiamo noi. Ecco perché l'anima muore e si disintegra, quindi si parcellizza proprio energeticamente, si disintegra e rimane a fare parte delle energie del male, quindi delle schiere del male che esistono nella dimensione terrena. Quindi quando lui dice questo, cioè, spiega molto bene, cioè che noi dobbiamo fare attenzione anche a questo, no? Allora il male, se noi abbiamo delle persone che, per ritornare alla domanda, se abbiamo delle persone che esprimono molto il male, dobbiamo salvarci, allontanarci. Non fate le croci rossine, salvatevi, soprattutto le donne, lo dico. Salvatevi da quegli uomini, così. Dovete salvarvi voi, nessun altro vi salverà. Dovete salvarvi voi, essere consapevoli di quello che state facendo della vostra vita, dell'incontro che avete fatto e quindi salvatevi. E fate dei percorsi che mettano in sicurezza non solo la vostra vita, ma anche i vostri sentimenti, le vostre emozioni e il vostro tempo. Andiamo avanti. Vedo che stiamo già galoppando verso le 11, cioè praticamente abbiamo già fatto un'ora e mezza. Abbiamo iniziato alle 9:30. Non mi è partita la sigla, volevo farvi una sigla carina, ma faremo la prossima volta, non importa. Si ritorna sugli angeli, mi sa, pagina 27. Non so chi l'ha scelto. Ma la pagina 27. Allora, ci rinnova una cosa molto importante. Credete a vostra misura e secondo le vostre culture, quello che dicevamo prima. Ma credete, esiste qualche cosa oltre la vostra dimensione da cui siete stati generati? Oltre ai vostri pensieri, oltre a ciò che l'uomo può capire e conoscere, c'è altro. C'è tanto altro. C'è ancora tanta vita diversa e oltre i confini della tua mente. Una vita che la tua mente non riesce a immaginare perché è troppo piccola per poter contenere una realtà così infinitamente più grande. E a lei sconosciuta. Una vita che esiste oltre la mente dell'uomo, che è così limitata dalla sua condizione terrena. Guardate, questo è un concetto bellissimo. Poi, ripeto sempre, ognuno di voi è libero di credere o non credere, no? Ognuno di voi è libero. Poi per ognuno c'è un suo tempo, ecco, penso anche questo. Ma capire che davvero noi siamo in una condizione limitata, che quindi noi non potremo mai conoscere, cioè mettetevi pace con la mente, credetemi, cioè, ve lo dico io che da 20 anni che mi confronto con queste cose e sapeste quante volte ho fatto
atto di umiltà con la mia mente e ho accettato il limite della nostra condizione. Io so che noi non potremo mai immaginare tutto quello che esiste nell'altra dimensione, nel senso che potremmo anche vivere delle esperienze come le vivono le persone che hanno i coma, i famosi NDE, no? Le esperienze di confine, di premorte, insomma, chiamatelo come volete. Quindi chi vive, cioè quella esperienza, incomincia ad assaggiare un po' com'è di là, ma non conosce tutto quello che c'è di là. È solo lì sulla soglia, sta solo sperimentando la parte iniziale, quindi noi non potremo mai avere conoscenza con la nostra mente di tutto ciò che c'è da conoscere e che esiste nell'universo. Ma non deve essere un problema per noi, non deve essere un problema per noi, per la nostra mente questo. Noi dobbiamo preoccuparci prima di tutto di vivere questa vita, di usare bene il nostro tempo, di capire qual è il senso della nostra vita? Prima di ogni cosa, chi mi conosce lo sa, io lo ripeto sempre, lo continuerò a ripetere sin quando avrò ancora fiato nei polmoni che mi si stanno consumando a forza di parlare, ma continuerò a ripetervelo questo. Ricordatevi, cioè, che noi abbiamo un limite, non è quello che importa, ma è importante capire qual è il senso della nostra vita. E cercare di far evolvere il più possibile la nostra anima. Prima evolviamo e prima non ritorniamo. Prima evolviamo, prima non ritorniamo più. Non ci incarniamo più. Possiamo rincarnarci sino alla terza reincarnazione e fermarci, invece di fare quarta, quinta, sesta, settima, come uomini, non lo facciamo. E andiamo avanti e viviamo in quella dimensione che le persone che lo sperimentano, io l'ho sperimentato 2 volte, le persone che lo sperimentano non vogliono più ritornare indietro, non vogliono ritornare in questa dimensione, vorrebbero restare di là, vengono respinte indietro perché non è ancora la loro ora, ma chi l'ha provato lo sa che è una bellissima dimensione. Quindi prima evolviamo e prima non ritorniamo. Ricordatevi questa frase, una delle mie tante frasi che vi dico di mettere sullo specchio del bagno, sul cruscotto in macchina, sulla porta del frigorifero in cucina, no? Teniamo questo. Siamo a pagina 51. Guardo un attimo i commenti, scusatemi che io mi faccio prendere poi dalle cose e dopo, adesso guardo un attimo che cose che mi avete scritto, se ci sono delle domande. Noi non siamo delle macchine né pezzi da ricambio. Bravo. Aspettate. Quanti commenti. Come faccio adesso a recuperarvi tutti? Allora, come si fa a capire il vero senso della vita? Ah, l'hanno anche già scritto prima qualcuno. Non so se è la stessa persona, se è Loredana. Come si fa a capire, il vero senso della vita? È questo che vi sto cercando di far capire io. Il vero senso della vita è davvero, cioè, venire qua, fare delle esperienze e ripeto, se voi seguite tutto il percorso, e quando io adesso non lo so, perché tante persone mi chiedono di fare seminari, adesso vedrò se mi dovrò anche io adeguare a fare dei seminari online, non lo so, però io preferisco incontrare persone di persona. Comunque, leggete attentamente, cioè, questi libri, perché in questi libri c'è tutto il percorso. Quando io faccio il seminario, è chiaro che dentro il libro non c'è tutto, quindi nei seminari io poi dico delle altre cose, e nei libri c'è ciò che è importante per capire il senso della vita, no? Quindi sono poche le cose alla fine, cioè se io devo, come dire, srotolare con tutto questo concetto, cioè dico che sono pochi, anche l'altra sera mi hanno intervistata in un gruppo giovane che è nato, che da un anno che mi stavano dietro perché facessi questa intervista, insomma, con loro, e mi hanno chiesto: ma che cos'è che dovete ricordare prima di tutto che siamo delle anime, prima di tutto siamo delle anime che hanno a disposizione un corpo, un corredo per vivere l'esperienza umana. E quindi si incarnano e hanno un corpo, la mente, il libero arbitrio, i sentimenti. E
E noi questo usiamo per vivere l'esperienza terrena, no? Ma poi dobbiamo capire che il corpo è un mezzo e quindi è il corpo, cioè serve per la realizzazione di un progetto e poi ne faremo degli altri, ma noi esisteremo sempre se non moriamo come anima. Continueremo a esistere. La vera immortalità dell'anima è la cosa più bella che si possa immaginare. L'immortalità dell'anima è questa, è l'anima che non si deve più reincarnare, che vive e ti trasforma e diventa uno spirito e può fare da guida alle anime ancora incarnate, quindi diventare uno spirito guida. Questa è la cosa più bella come visione, cioè capire che noi possiamo diventare degli spiriti guida e non solo, perché il nostro destino futuro, nella nostra evoluzione, è quello di ritornare da dove siamo arrivati e quindi entrare a fare parte di quella energia delle schiere angeliche, quindi diventare quell'alone di luce che c'è, no? Intorno alle schiere angeliche, perché noi da lì arriviamo. Va bene. Poi le rappresentazioni possono essere tante, poi le teorie possono essere tante. Certo, avremo un ospite che ci parlerà di questa visione, dove cioè, non c'è la visione angelica come ce l'abbiamo noi, ecco, ma c'è la visione cioè, di extraterrestri, di popoli, di mondi lontani, antichi, ecco, sono tante, ecco, ma voi non dovete preoccuparvi di questo, cioè se volete indagare un po', indagate, ma la cosa principale di cui voi vi dovete preoccupare non è di sapere se gli angeli sono degli alieni oppure no, se gli angeli hanno le ali oppure no, che le ali non ce l'hanno, perché il mio arcangelo, la prima cosa che mi ha detto 20 anni fa, quando gli ho detto il titolo del libro davanti a tutti in questa associazione, dove lui mi ha detto: è arrivato il momento di fare il tuo vero compito, e io ho detto il titolo del libro, ho detto 2 mani, 2 ali, ti piace? Lui mi ha detto sì, tutti quanti dicevano, ah, bello, 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 e lui mi ha detto sì. Bello, anche se noi le ali non le abbiamo, quindi la prima cosa che mi ha detto 20 anni fa è stata proprio quella, ecco. Ma non è importante questo. Voi non vi dovete preoccupare di questo. Non è questo ciò che serve nella vostra vita. Non è sapere i nomi degli angeli, degli arcangeli, dei cherubini, non è importante quello. Anche loro dicono, ma l'uomo cerca di classificarci, ma non potrà mai classificare noi l'uomo. Sempre quella cosa che vi dicevo prima. Datemi pace, cioè non potremo mai conoscere tutto, ma non è importante questo per le nostre vite. Noi ci dobbiamo preoccupare di vivere prima di tutto e non sopravvivere, di sapere chi siamo realmente, che siamo prima di tutto un'anima, che quando muore il nostro corpo non muore, non moriamo noi, muore solo un mezzo, uno strumento per noi, ma continuiamo a vivere, tant'è che tutti quelli che ricevono messaggistica, noi qua, Focus 3.0, Mistero della vita, sappiamo molto bene tutto questo perché abbiamo i nostri relatori che vengono a fare le serate sulla metafonia, sulle messaggistiche della scrittura automatica, abbiamo il medium, abbiamo tanti percorsi e tante strade di ricerca e di testimonianze che ci fanno capire che c'è altro oltre a quello che la nostra mente immagina. C'è molto altro, come c'era scritto in quelle pagine. Quindi dobbiamo stare sereni, capire poche cose, ma averle molto chiare. Non sono tante le cose che noi dobbiamo sapere, ma averle molto chiare. Quindi quando noi viviamo la nostra vita, abbiamo dei momenti di prova, dobbiamo ricordarci subito, tornare nella cabina di regia. Ah, io sono prima di tutto, io sono un'anima, sto vivendo questa esperienza. Cosa mi serve questa esperienza? Per questo tempo che io sto vivendo, che cosa mi serve vivere tutto questo? E cercare di capire che cos'è che dobbiamo imparare invece di stare lì a fare cahier de doléances, a sgranocchiare, no? Tutte quante le autocommiserazioni, no? Così. No, cioè cerchiamo di capire. Anche le cose dolorose hanno un senso, perché tutto ha un senso nella nostra vita, ricordatelo. Però c'è un aspetto molto, molto importante, molto fondamentale, che è quello generato dal fatto che l'esercizio del libero arbitrio nella dimensione terrena, quindi l'anima incarnata,
che ha a disposizione il libero arbitrio come strumento per scegliere come strutturare il suo cammino evolutivo, perché questo dell'anima, perché questo serve il nostro libero arbitrio. Ci fa fare le scelte, ma ci fa costruire l'evoluzione della nostra anima, no? Quindi il libero arbitrio è fondamentale nel suo utilizzo, okay? Ma è molto importante sapere, avere consapevolezza di che cosa noi stiamo facendo con l'esercizio del nostro libero arbitrio. E dobbiamo capire che quando noi veniamo qua abbiamo tre strade. Queste me le insegnate molto molto bene, ve le ho già dette altre volte. Ci sono delle cose che sono state scritte, che quindi dovevamo vivere, ci sono delle cose che non sono state scritte, ma noi le abbiamo vissute perché abbiamo esercitato il nostro libero arbitrio e abbiamo preso delle strade diverse. Oppure abbiamo vissuto delle cose che non erano scritte, non sono state frutto del nostro libero arbitrio, ma sono state frutto dell'esercizio del libero arbitrio di altri. Quindi incominciate a guardare la vita così. Incominciate a mettere, no, questo grandangolo e usare queste lenti per vedere davvero, ecco, com'è la vita. Ecco, quindi, cioè, questo, se uno mi dice che volevo capire qual è il senso, come si fa a capire il senso della vita, ripeto, il senso della vita è quello che da 20 anni stanno continuando a ripetermi e che io oramai da tanti anni continuo a andare in giro a insegnare come sto facendo adesso con voi, a ripetere quelle che sono le informazioni che io ho ricevuto. No? Chi è Stella Celeste? Lei ora ad ascoltare tutto quello che dici ha un senso, un filo che si possa dire grazie, Anna, che carina, grazie. Qualcuno mi ha detto, Kuno Iki, qualcuno mi ha detto. Aspetta, adesso arrivo. Qualcuno mi ha detto una volta che può accadere che anche un angelo può decidere di cadere per fare un'esperienza in questa dimensione. Decide di sacrificarsi per venire qui per motivi precisi, raramente, ma accade. Cosa ne pensi? Sì, può anche succedere che c'è un angelo, cioè, si incarni per svolgere una missione, insomma. Questo può succedere. Questo può succedere. E, vi ricordo anche questo, che rispetto ad esempio al male, che tante volte il male è proprio, cioè, funzionale. Sì, noi diciamo se esiste il male perché esiste il bene, esiste il male, ok? Però come dire, cioè, il male può essere organico al sistema dell'evoluzione, nel senso che, cioè, proprio, cioè, serve, no? Quando noi diciamo sono andato agli inferi, no? E poi sono risalito, no? L'Araba Fenice, la rinascita, tutte queste cose. Ecco. E così, cioè, a quel punto il male diventa. E questa è, ad esempio, una cosa che a me ha colpito molto, perché una sera io ho fatto queste domande proprio rispetto all'anima, dove lui mi ha detto che di là non si progetta mai per il male, come di là non si progetta mai per un suicidio. Attenzione, l'anima, quando è di là che progetta, fa il suo disegnino, quello che noi chiamiamo destino, per poi viene giù, si incarna e così. Quando è di là non progetta mai suicidio. E non progetta mai nel male, almeno che l'esperienza del male diventi, e questo mi ha lasciata appunto molto, mi ha molto colpita, anzi è una cosa che voglio di nuovo riaffrontare con il mio arcangelo, perché lui ha detto che può succedere che tu ce l'abbia, come dire, come titolo del tema della tua anima di sperimentare il male per poi andare oltre. Quindi è la sperimentazione del male. Solamente in quei termini lì. Solamente in quei termini, lui mi ha detto. Ma poiché, come dire, l'indicazione di massima che viene data all'anima quando l'anima prepara il suo bel progettino, viene dato dagli angeli che si occupano delle evoluzioni delle anime, quindi che si occupano di fare crescere quelle scintille
divine e farle diventare, cioè, delle forze, no? Perché noi alla fine quello diventiamo, siamo una piccola scintilla, poi diventiamo una grande energia e ci possiamo unire se vogliamo rappresentarcela in qualche modo, perché anche in questo noi non sapremo mai com'è realmente, ma lui me l'ha descritta così, no? Mi ha detto quello che abbiamo già letto prima, e quindi noi ci riuniamo, no? E questo è anche... È molto bella, no? Come visione, dico sempre, vabbè, noi abbiamo come aspirazione, cioè nel nostro destino c'è quello di poter entrare a far parte delle schiere, delle energie celesti, ecco, angeliche, e perché noi da lì arriviamo, ecco, arriviamo da questa grande energia, ecco. Però appunto loro ci danno l'indicazione, ecco, di massima, come dire, come c'è scritto nel libro, ci danno il titolo del tema. Poi noi decidiamo come svolgere quel tema. Ecco perché tante volte le persone, no, dicono: ah, io mi sono scelto questi genitori e così. Sì, certo, se dovevamo fare un certo tipo di esperienza, abbiamo deciso come fare per poter acquisire queste consapevolezze. Quindi abbiamo creato una sceneggiatura. E poi siamo arrivati giù con una scenografia, con degli attori, protagonisti e tutto, ecco, questa è anche una bella visione, ecco, insomma, affascinante. Tirerei fuori ancora qualche numero se voi siete d'accordo. Spero di averti risposto. Uno. La pagina 231, guardo ancora un attimo se ci sono delle altre domande. Che bello, grazie Anne, mi piace molto come spieghi, va bene, fai arrivare, grazie Valeria. Ah, la nostra Valeria, è Valeria Biagio, ah no, è Valeria Ilario, ecco. Fai arrivare il messaggio, sei riuscita a farmi comprendere in modo chiaro alcuni miei dubbi. Grazie, grazie, sono contenta. Se non ci fosse il male, non avremmo bisogno di evolverci forse. Beh, in questo diciamo che in qualche modo c'è l'aspetto della funzionalità del male. E quindi noi in questa esperienza della scelta, e poi sapete, la scelta, noi per poter scegliere, come si dice, abbiamo bisogno di avere almeno due cose, no? Se no non scegliamo, se abbiamo una cosa sola. Se abbiamo due cose possiamo dire prendo questo o prendo quest'altro. E anche il libero arbitrio, no? Il senso critico, scusate, nasce nella nostra testa grazie al confronto, no? Tra due cose. Se non hai un confronto con qualche cos'altro, sei convinto che tutto è così. È un po' la storia della caverna di Platone, insomma. Ecco. Ero pagina 231. Va bene. Mi piace perché questo nostro manuale, quando facciamo queste serate, è bello perché abbiamo l'opportunità di poter stare tanto insieme a raccontarci le cose. Poi io vi dico tante cose che sicuramente fanno parte delle risposte che voi, dei numeri che voi mi avete chiesto. Ho detto 231, sì. Eccomi. E qui siamo sul dinamismo parallelo. Ah, che questo è interessante. Il dinamismo parallelo è anche questo, cioè ci fa capire, e anche questo rientra nel discorso del limite della visione che abbiamo noi della vita e dell'esistenza, anzi, dell'esistenza. Quindi, perché l'esistenza è, cioè, tutto ciò che esiste e che esiste su piani differenti. Quindi noi adesso siamo sul piano terreno, ecco, ma lui ci dice delle cose che adesso vi leggo. Dopo le sette reincarnazioni, dopo le esperienze sulla Terra, l'anima continua il suo cammino evolutivo e sarà così anche per la tua anima se sarai capace di lavorare bene per il tuo futuro e non lo farai morire. Quindi l'anima, come dicevamo, continua il suo cammino evolutivo senza avere più bisogno di un corpo, ma continuando ad esistere in una dimensione immateriale. Quindi lui ti dice, ricordati che una volta che la tua anima ha finito il ciclo delle reincarnazioni, la dimensione in cui andrà a vivere
trasformandosi, diventando solo più uno spirito, quindi in qualche modo ritornando ad essere solo quella condizione, anche primordiale nostra, che è una condizione spirituale, anche se comunque, ripeto, ha una sua fisicità, perché l'energia ha una sua fisicità. La fisica quantistica, un po' alla volta, ci sta spiegando la spiritualità, e questo è molto bello, no? Questo è un avanzamento del cammino della ricerca dell'uomo. Però lui ci dice: guarda che quando tu hai finito di reincarnarti, quindi di vivere l'esperienza terrena e l'esperienza della fisicità, dopo vivrai in una condizione in cui non avrai più bisogno del corpo e sarà una dimensione spirituale in un piano differente. Cioè, la dimensione spirituale non è la dimensione materiale, che è il primo livello, il primo piano dell'esistenza, ecco, per noi, perché dopo ci sono altri piani dell'esistenza, e anche questo è un grande aiuto per quanto riguarda lo sconfinamento, ecco, della comprensione della nostra mente. Almeno, sapete, io ho imparato ad accontentarmi dell'intuizione, perché l'intuizione in qualche modo ti rasserena, cioè ti fa vedere delle cose, non sono così tutte messe a fuoco, così tutte chiare, ma l'intuizione è l'inizio della conoscenza. Mentre invece, quando tu incominci ad andare ad approfondire degli aspetti dell'intuizione, sovente succede che ti scontri questo muro, che è quello del limite della conoscenza della mente umana. Capite questo? Quindi, allora, io ho imparato anche a economizzare, perché una volta appurato il fatto che sappiamo che di avere dei limiti, sappiamo che non potremo mai conoscere tutto ciò che c'è da conoscere. E ripeto, io dico sempre alle persone: ma vi serve sapere questo, sapere quest'altro per vivere le vostre vite? No, per vivere meglio le nostre vite invece è importante non avere le paure, avere la gestione delle ansie, essere consapevoli che quando generiamo certi sentimenti, poi questi sentimenti ci faranno avere dei cattivi pensieri, ci faranno avere un corpo ammalato, perché no, stiamo sotto scacco con quelle vibrazioni lì e quindi non riusciamo a venirne fuori. E queste sono le cose che noi dobbiamo sapere. Questo è quello che il mio arcangelo mi ha detto 20 anni fa. La prima volta, quando ho detto quella frase: voi scrivete tanti libri su di noi angeli, ma non scrivete ciò che serve a voi uomini per vivere le vostre vite. E questo noi dobbiamo imparare. E questo lui mi ha dato in tanti anni di insegnamenti. Mi ha dato quegli strumenti da trasmettere a voi. Io dico sempre, cioè, che due mani, due ali, il manuale sono la cassetta degli attrezzi, ecco, per vivere la vita. Se voi usate tutti gli attrezzi che ci sono lì dentro, avete possibilità di riuscire a aggiustarvi sempre, e però di riuscire a vivere la vostra vita, non a sopravvivere, non a soccombere nella sofferenza, nel dolore, e avere soprattutto gran parte delle sofferenze generate dall'ignoranza, dal non sapere. La prima cosa, la morte. La prima cosa, guardate, io lo dico sempre: se io avessi avuto tutte queste consapevolezze quando mio marito ha lasciato il corpo nel 1997, non avrei girato per 2 anni tutte le colline intorno a casa mia alla sera cercando di sciogliere questo dolore per questa morte così improvvisa. Avere queste consapevolezze, voi madri che seguite, voi uomini, donne che avete perso persone care, voi padri che avete perso i figli e madri che avete perso i figli, cioè, se voi riuscite ad avere questa consapevolezza molto robusta dentro di voi, le vostre prove saranno diverse. La risposta ve la danno quelle madri che hanno fatto questo percorso per esorcizzare il loro dolore e hanno incominciato a percorrere le strade della ricerca, dalla metafonia alla messaggistica, attraverso la scrittura, così. Tra l'altro faremo un salotto speciale con due madri che hanno figli nella luce,
che voi conoscete già, voi amici di Focus, perché una è Anna Maria Squeri, che ha anche scritto sul libro, e l'altra è la Stefania Picasso, che è anche lei. Quindi sono due persone che fanno tutte e due la scrittura e che tutte e due hanno una messaggistica super, super nutrita. Ma facendo, cioè, questo percorso, loro sono riusciti a elaborare il proprio dolore, quindi è questo lutto, ma soprattutto sono riusciti a crescere, a evolvere e stanno aiutando le altre madri, gli altri padri, insomma, gli altri genitori, le altre persone che hanno perso persone care a elaborare questo distacco. Vedete che è tutta una strada, ma quando si raggiunge una strada, cioè un cammino che va fatto, una ricerca che va fatta, non, le cose non succedono da sole, non continuate a vivere facendo solamente i tossicodipendenti di messaggi, di queste cose così, senza fare un cammino evolutivo vostro. Fatevi aiutare, sì, prendete il conforto dalle messaggistiche che possono arrivare con le diverse tecnologie, ma camminate. Evolvete, non restate solo nella condizione di avere bisogno che qualcuno vi porti un messaggio perché altrimenti vi manca l'ossigeno. Voi dovete essere consapevoli che i vostri cari sono ancora vivi, che non sono morti, che è morto solo un corpo, che loro continuano a esistere. Voi dovete imparare ad avere un rapporto con loro in un modo diverso, trovare la strada per avere un rapporto con loro in un modo diverso, ma farlo voi. All'inizio potete farvi aiutare da qualcuno, ma poi dovete camminare voi, perché sapete quante volte le morti delle persone care a noi arrivano per farci crescere, per far crescere le nostre anime. Quindi fate quel cammino lì. Tiro ancora fuori, eh? Comunque siamo già arrivati alle 11:30, sono già quasi 2 ore. Quanti siamo? Siamo ancora in tanti. Va bene. Ci diamo un tempo. Diciamo che a mezzanotte possiamo chiudere l'ufficio stampa. Pagina 98. Non so chi l'ha scelto. Vediamo cosa c'è scritto pagina 98. Siamo sul libero arbitrio. L'argomento di queste pagine è il libero arbitrio. Quindi, se avete anche scelto dei numeri vicini, sul 98 sappiamo che siamo sempre su questa tematica del libero arbitrio. Allora, da sempre l'uomo vive alla ricerca della verità, aspetta conferme su questioni che la sua mente non può comprendere. Indaga nelle nebbie di ciò che ignora, senza sapere che sino a quando sarà in quella dimensione, cioè sino a quando sarete uomini, la verità sarà irraggiungibile. La verità sarà irraggiungibile. Sempre lo stesso giochetto, eh? Io parlo, vi dico le cose, poi arriva la pagina che rinforza il concetto. Ricorda sempre che la perfezione non appartiene alla dimensione della Terra. Quando sarai dalla nostra parte, allora lo capirai. Ma non con la tua mente da uomo. Sarà la mente della tua anima che finalmente vedrà ciò che il tuo corpo ti impediva di vedere. Uomini cari, non tutto potete sapere, ed esserne consapevoli è già un grande sapere. Uomini cari, non tutto potete sapere, ed esserne consapevoli è già un grande sapere. Questa frase è fondamentale. Come vedete, sembra che abbiamo fatto il sunto di tutto quello che vi ho detto prima. È una bella magia questa, no? Che più volte si verifica quando noi facciamo l'ufficio stampa nei piani alti, no? Io sto a dilungarmi su certe cose e lui poi arriva, cioè, a ricordartela questa cosa. Quindi, questo piano, questa dimensione, non è la dimensione della perfezione. Ecco, ricordatevela questa cosa. Non è la dimensione della perfezione questa. Quindi sappiamo che siamo qui per sbagliare, ma siamo qui soprattutto per imparare attraverso gli errori. Ecco, quindi vi ho già detto tutto quanto prima, insomma, è venuto. Grazie di vero cuore, grazie. Ecco, c'è qualcuno che incomincia a abbandonare.
Va bene. Allora, ne prendo ancora qualcuno. Ah, ma guardate che cosa è uscito, il primo numero, 23. Sono sempre loro, sono qui che si divertono, secondo me. Vogliono che parliamo di loro, probabilmente. E dice, le nostre parole sono la chiave che schiude le porte alla vita. Nessuno nel tuo mondo può portare l'aiuto e la felicità che accompagna le nostre parole. Noi parliamo al tuo cuore, non alla tua mente. Solo così possiamo aiutarti a vivere meglio nel mondo a cui appartieni oggi e soprattutto aiutare a far vivere la tua anima quando non sarai più di quel mondo. Le nostre parole, la conoscenza che ti portiamo, l'amore che abbiamo per te servono a darti forza per affrontare il meraviglioso cammino della vita lungo la via della crescita e della trasformazione. Ecco, ci ha detto un'altra cosa molto importante. Un'altra cosa molto importante, quale? Lui dice, nella dimensione terrena, l'uomo, tante volte diffonde una conoscenza, ma è una conoscenza che è legata al limite della mente dell'uomo. Ad esempio, lui dice che ci sono tanti libri scritti sugli angeli, ma non sono libri che riportano davvero le loro parole. Sono libri che riportano il pensiero che l'uomo ha degli angeli, ma non è la conoscenza dettata da loro, è la conoscenza dettata dalla mente dell'uomo in quel limite lì della mente, no? E quindi lui dice: solamente le nostre parole riescono ad arrivare così nelle vostre anime e nei nostri cuori, nei vostri cuori, perché? Ma questo è vero. Guardate, credetemi, io ho delle sere in cui mi faccio dei pianti di commozione quando sento, e ce le ho tutte registrate queste cose, quando mi spiega certi concetti e lo fa con questa dolcezza estrema. E quindi mi regala queste perle di conoscenza che poi io cerco di trasmettere a voi. Però io capisco proprio che davvero, cioè, anche quando ci sono le canalizzazioni, la conoscenza che ci arriva da una entità angelica è una conoscenza diversa da quella che ci arriva da uno spirito disincarnato. È un livello, perché è un livello diverso, no? Perché gli angeli, gli arcangeli sono un livello, cioè sono più evoluti, ma poi soprattutto gli arcangeli, gli angeli non si devono incarnare, cioè loro sono già conoscenza, nascono che sono conoscenza. Noi non siamo come loro, loro non hanno l'anima, loro sono conoscenza, sono entità angeliche. Noi siamo un'anima in cammino, non che non hanno l'anima, non vorrei essere fraintesa, nel senso che loro sono molto più dell'anima, eh? Quindi no, loro non hanno bisogno di incarnarsi per evolvere, per imparare, loro stanno già imparati, come dico simpaticamente sempre, loro nascono imparati, quindi loro sono conoscenza. Le varie spiriti guida, entità che tante volte io sento, le canalizzazioni, cioè, non hanno quel livello lì di conoscenza, perché altrimenti non sarebbero degli spiriti. Quindi hanno un percorso differente, sempre utile, no? Perché insegnano, ci sono tanti spiriti disincarnati che sono molto evoluti, anche tra gli spiriti guida, che quindi, ripeto, sono delle anime che hanno finito il ciclo delle reincarnazioni, che quindi sono diventati spiriti e sono diventati immortali come anime e che aiutano le anime incarnate. E tanti di questi spiriti, anche loro, cioè gli spiriti guida, sono differenti nella loro evoluzione, perché ogni anima è diversa. Quindi ogni anima che diventa spirito e poi spirito guida avrà una sua evoluzione dentro. Ci sono spiriti guida più o meno evoluti, ci sono spiriti guida che si sono appena disincarnati nella loro ultima reincarnazione, sono magari alla loro, come dire, alla loro prima esperienza di spiriti guida, ecco, non hanno
un'evoluzione, cioè più avanzata, perché questo anche è molto bello da vedere, avere la visione di qual è la nostra evoluzione dopo. E quando io faccio il seminario, le persone che mi seguono lo sanno che noi alla mattina facciamo dal cielo alla terra. Quindi cosa esiste nel mondo immateriale che si occupa di noi, delle anime, angeli, arcangeli, che cos'è l'anima, cos'è il destino, cosa sono gli spiriti di guida, cos'è la reincarnazione, poi l'anima che si incarna e arriva a terra. Poi nel pomeriggio si fa dalla terra al cielo e si chiude in questo modo il cerchio. E quindi sappiamo qual è tutta l'evoluzione che noi abbiamo. Anche dopo, che è un percorso molto affascinante perché per certi aspetti, ad esempio, va anche oltre a certi percorsi orientali, no? Che magari cioè, si fermano solo allo stadio intermedio, cioè quello dell'anima disincarnata che poi si reincarna di nuovo. Ecco. Nel percorso, nell'inchiesta che ho fatto, l'indagine ecco, che io ho fatto, cioè, ho cercato proprio di arrivare più avanti possibile. E quindi ho fatto tutto quello che è il percorso cioè, più estremo di conoscenza, ecco, di quello che può essere la nostra evoluzione. A livello intuitivo, le persone riescono in qualche modo a rappresentarsela, ecco, questa evoluzione. Non preoccupatevi di andare a cercare, cioè, le cose, cioè, dei particolari, perché poi i particolari non servono se non avete la visione generale, credetemi. Tanti stanno sui pezzettini, gli spicchi di conoscenza, ma non hanno la visione generale della conoscenza. Ecco, io so che il compito che mi hanno dato è proprio questo, cioè me l'hanno detto, ma lo continuano a ripetere sempre, anche l'ultima volta che ho lavorato con il mio arcangelo, quando ricordate che cosa vi ho detto a giugno, quando appunto gli ho chiesto di quello che stava succedendo sul pianeta Terra, no? E mi ha ancora ricordato in quel contesto che di portare la loro conoscenza, di far conoscere all'uomo qual è il senso della nostra vita e soprattutto non aver paura della morte. Questo è bello, eh? Non aver paura della morte. Guardate, se io me ne vado via e finisco questa vita avendo aiutato tante persone a non avere più paura della morte, io vado via felice, veramente felice di aver portato questo grande conforto. Io ho estratto il numero 51 adesso, che poi è l'anno della mia nascita. Vediamo cosa dice il numero 51. Siamo nelle pagine che parlano dell'anima, quindi se avete scelto dei numeri intorno al 51, sappiate che siamo sempre su quella tematica dell'anima, quindi chi l'ha scelto sappia che sta arrivando una risposta legata anche per lui. Allora, quando diventi migliore, evolvi su due piani, nella tua vita terrena e nell'anima, in quella parte invisibile di te che per diventare grande ha bisogno, come avviene per il tuo corpo, di essere nutrita. Sei sulla terra, sì, per vivere, per fare esperienza e per crescere, ma non solo con il tuo corpo. Qui viene a risollevare l'attenzione su quello che vi dicevo io prima. Cioè che noi dobbiamo pensare di evolvere in questa vita terrena, ma non di pensare che sia solo questo il mondo in cui noi vivremo e soprattutto ricordare che noi siamo un'anima, che quindi siamo qua per far evolvere l'anima, quindi dobbiamo fare anche delle cose per far evolvere l'anima. In questo noi riconosciamo come dire, l'evoluzione dell'anima, perché quando le persone sono ancora molto, molto di terra, cioè senti, capisci che è ancora, come dire, un'anima giovane, è ancora un'anima giovane. E quelle che sono già un po' più avanti incominciano a interrogarsi, quelle che sono già più avanti sono già e poi sovente succede che appunto noi incontriamo delle anime che proprio perché sono già a un buon punto di evoluzione hanno anche
già hanno dei compiti, ecco, come è successo a me e a Francesco, che io gli ho chiesto, ma la nostra anima, cioè, che continuate a dirmi che aveva questo compito, no? Quello di Francesco è di imprestare il loro corpo affinché loro mi potessero parlare e io a far camminare le loro parole. E quindi un bel gioco di squadra questo. Però lui mi ha detto che le nostre anime erano proprio già, cioè, predestinate, nel senso che aveva, quando vengono generate le anime, loro ne mettono da parte un po'. Vogliamo rappresentarcela così, che loro creano una sorta di task force che poi lavorerà per loro. Quindi lavorerà per loro vuol dire che nella vita queste anime avranno dei compiti che serviranno per far evolvere le altre anime. E quindi ci sono delle anime che vengono scelte subito, messe da parte subito, quando vengono generate le anime, mentre invece ci sono delle anime che loro scelgono strada facendo. Cioè, ci sono delle anime che magari hanno dei salti evolutivi, anche repentini. E questo fa sì che, cioè, uno venga scelto mentre sta vivendo questa vita e che quindi gli si vengano poi precostituite delle situazioni per cui le persone poi si ritrovano a fare questi grandi cambiamenti e a fare delle strade totalmente diverse da quelle che stavano facendo prima e poi a dedicarsi anche loro all'evoluzione delle altre anime e a generare delle condizioni di bene, ecco, per tutti. E questo succede tante volte quando le persone hanno, non so, dei brutti incidenti, ad esempio con il Covid, ci sono tante persone che si sono salvate dalle intubazioni e poi dopo hanno cambiato strada, tanti sono salvati e dopo sono ritornati al loro stile, ma diversi invece dopo aver vissuto questa esperienza, dopo aver cominciato a pensare che cosa potesse essere la vita, che forse poteva essere anche qualcosa di più, che hanno cominciato ad avere dei cambiamenti, ad essere delle persone diverse, no? Vedete che poi c'è questa crocevia dell'episodio, della sofferenza, no? Del male fisico che noi possiamo provare, che ci fa mettere in forze, la nostra sopravvivenza ci costringe violentemente a porci queste domande e questo molto si legge sovente, almeno io sono abituata a guardare la vita delle persone, quindi vedo subito, cioè capisco subito quando certe cose erano scritte, quando sono diventate un'opportunità, certe prove e così. Rifletteteci, ecco, su questa cosa, perché vedrete che quando cominciate, ripeto, a guardare la vita così, anche la vostra vita poi cambia, anche la vostra vita poi cambia. E proprio in questo sì, davvero, la quantistica ce la spiega questa cosa, perché noi vibriamo poi in un modo diverso. E vibrando in un modo diverso davvero attiriamo delle cose diverse. Anche le loro attenzioni, potremmo dire, anche le loro attenzioni. Quando siamo pronti, veniamo reclutati per il bene, no? Si vede tante volte questo. E poi ci sono le anime invece cosiddette predestinate, ecco, che quindi arrivano, hanno questo bel compitino, strada facendo, le cose si svelano e quindi noi vediamo, ecco, che poi alla fine il compito era questo, e lo si capisce. Praticamente siamo arrivati alle 23:41. Grazie Lucilla, sei un'anima evoluta e utile a altre anime. Ma guardate che questo, il compito poi è questo, alla fine, cioè, io so che devo dare una mano all'evoluzione. Anche per questo io sono qua su Focus, a fare il mio volontariato, cioè cerco di davvero, insomma, di far parlare le persone, instaurare delle tematiche, di fare anche dei percorsi differenti, perché ripeto, cioè, la spiritualità può essere vissuta in tanti modi,
con tanti percorsi, ma l'importante è farlo questo percorso nella spiritualità, farlo. E questo, e di là sono veramente molto democratici, perché a loro importa che noi in qualche modo si faccia questo benedetto percorso. Come? È un problema più della terra. Allora interessa che l'anima in qualche modo evolva. Ripeto, ci sono culture differenti che fanno percorsi differenti, chiamano in modo differente magari le stesse cose, no? Ma poi alla fine siamo tutti qua davvero sulla stessa barca, tutti quanti alla ricerca della stessa cosa. Ma c'è il motivo, no? Per cui i filosofi per secoli hanno sempre continuato a farsi queste benedette domande: chi siamo, dove veniamo, dove andiamo? Perché quella è la frontiera più estrema dove la mente dell'uomo si rifugia per trovare davvero, cioè, una strada per tornare a casa, dico io. Siamo qua per cercare una strada per tornare a casa, credetemi. Quindi, io ad esempio non mi... Quando ci sono situazioni differenti, percorsi diversi, culture diverse, cioè, a me piace dare l'opportunità. Come facciamo noi su Focus? Vi diamo l'opportunità di conoscere strade differenti. Potete conoscere lo sciamanesimo? Bene, abbiamo Cal che viene a farvi. Potete conoscere i percorsi dell'Oriente? L'altra sera avevamo Perrini, molto bravo. Alla Lux abbiamo avuto storia dei Veda, della Bhagavad Gita. Anche lì c'è. Poi ci sono i percorsi, quelli più vicini alla nostra cultura, e quindi si fanno anche quelli, anche le medium possono essere di taglio diverso, e i percorsi di fatti della messaggistica, tutto ciò che riguarda questa indagine in questo mondo del mistero che avvolge, no, la vita dell'uomo. Cioè, l'importante è ricercare e credere, come dice lui, come c'era scritto, no, in una pagina. L'importante è che voi crediate, sì. Perché non importa, ripeto, quali sono i riferimenti che poi noi andiamo a cercare per credere, però è importante credere nelle cose salutari, questo non vuol dire che voi dovete credere nelle cose farlocche, questo no, perché anzi io vi invito anche a mettervi in guardia, perché in giro c'è tanta, come siamo abituati a dire noi, giornalisti fuffa, che è un termine che... Tanti mi copiano perché ho l'abitudine, no, di dirlo, ma è così, in giro c'è tanta aria fritta e voi dovete cercare, ma guardate che il vostro cuore lo sa perfettamente, o meglio, la vostra anima lo sa, perché noi, essendo una scintilla divina, abbiamo quella natura, quindi sappiamo se quella cosa risuona dentro oppure no. E che a volte invece noi ci facciamo deviare dai bisogni. E allora abbiamo un bisogno e finiamo mano a chiunque e anche a persone che magari non ci fanno del bene. Ma dobbiamo essere vigili, Dobbiamo essere vigili. Adesso tiro fuori un altro numero, ho tirato fuori 75. Vediamo cosa ci dice il numero 75 e chi ha scelto il numero 75. 73. 75. Che pagine sono? Destino e reincarnazione. Bello. Quindi pagine intorno al 75, chi ha scelto numeri intorno al 75, sappiate che la risposta sarebbe stata comunque intorno a questa tematica del destino della reincarnazione. Il grande traguardo della tua grande vita è salvare la tua anima e non farla morire. Capire questo è davvero capire la vita, il senso della tua vera vita, quello che ci chiedeva prima la nostra amica. Quella che si compie, quella vita che si compie attraverso il succedersi delle reincarnazioni, dove ogni essere umano ha un progetto, ha un compito ben preciso, un grande compito che porta in grembo l'esperienza del vivere e che è la vita stessa. Il vero compito della vita quindi è vivere la vita, non sopravvivere come spesso scegliete di fare. Anche questo è un altro passaggio molto importante. Quindi lui ti dice la risposta alla nostra amica, qual è, no, come si fa, cioè, qual è il senso della vita. Così, il vero senso della vita è
vivere la vita, capire chi siamo, dove veniamo, dove andiamo. E poi questo. Ma lui ci ricorda che troppe volte invece l'uomo sopravvive. E questo dovete chiedervi. Dovete interrogarvi su questa cosa, onestamente, lealmente dovete chiedervi questo. Sto davvero vivendo o sto sopravvivendo? Come sto attraversando il tempo di questa mia vita? Sto imparando qualcosa davvero? Oppure sto solo attraversando il tempo della mia vita senza aver imparato niente? Questo è molto importante per voi. Questa è un'altra domanda, ecco, che vi consiglio di farvi, perché anche questo diventa un po' un timone. A volte ci sono persone che sono trascinate, no? Nelle loro vite da situazioni che magari hanno generato con le loro scelte. Hanno creato delle relazioni che magari le hanno molto limitate, quindi si ritrovano a non vivere più la loro vita, ma solamente a sopravvivere, a trascinarsi. Cioè che noi dobbiamo cercare davvero anche la ricerca del vivere la vita e non del sopravvivere e vita. Quindi quando ci sono delle situazioni dove davvero noi non stiamo vivendo, dove magari abbiamo la nostra vita che è stata sequestrata da altre vite, cioè qualcun altro che si è messo sulla nostra vita e ci ha impedito di viverla e quindi ci ha messo dei divieti, pensate a tutti i retaggi culturali, pensate alle donne, quante cose che succedono. Ecco. Non vi sto parlando delle situazioni dove magari ci sono i genitori che diventano anziani e che magari hanno delle malattie e quindi stanno in qualche modo delimitando la vita dei figli, no? Perché in quella dinamica lì c'è una dinamica del cammino delle anime sicuramente e poi si creano dei momenti di restituzione oppure si creano dei momenti di grande insegnamento. A volte anche vedere c'è cioè un genitore che è stato negativo nei tuoi confronti diventa un insegnamento. Però l'invito che lui appunto ci dà è proprio questo, quello di vivere la vita e non sopravvivere. Il vero senso della vita è vivere la vita. Noi cerchiamo delle cose. Come dire, è una sovrastruttura quella che noi creiamo su questa richiesta, no? Che lui ci dice che corrisponde poi alla verità, perché noi pensiamo che vivere la vita significhi avere delle progettualità, portarle a termine, riuscire a concretizzare dei successi, avere dei benefici fisici, economici e tutte queste cose qui. Allora, se il vivere la vita in questo modo significa diventare degli schiavi, schiavi del, che ne so, dei soldi, schiavi dell'apparenza, no? Schiavi del giudizio altrui, queste cose. Noi non stiamo vivendo la nostra vita. Stiamo sopravvivendo, non stiamo vivendo la nostra vita. Quindi vivere la nostra vita significa essere appagati. Essere contenti di quello che noi stiamo facendo o essere all'altezza di quello che la vita ci sta ponendo davanti, magari come prova. Allora sì, che stiamo vivendo. Io direi di fare ancora di estrarre ancora un numero, perché siamo arrivati a 50, 52, mi pare. Dai, vediamo che cosa ci dice. L'ultimo numero è il 31. Numero 31. Chi ha scelto il 31? Spero che sia ancora, ma vedo che siamo ancora in tanti. Sì. E il numero 31 ci dice. Vediamo cosa si dice. Eccoci qua. Va bene. E allora siamo proprio tanto carini, perché 31 ci riportano
a loro, siamo di nuovo nelle pagine degli angeli, quindi vogliono chiudere in bellezza con loro. Abbiamo capito, vogliono chiudere in bellezza con loro questa nostra serata insieme, quindi ci vogliono dire ancora qualcosa, vediamo. Bella, il 31 è una pagina che parla dell'angelo custode. L'angelo custode tra tutti gli angeli è quello più vicino a te. È quello che raccoglie le tue preghiere, le tue richieste di aiuto, le speranze, le invocazioni e le trasmette agli angeli che stanno ad un livello superiore. È lui, l'angelo custode, che si preoccupa di scortare la tua anima. È importante per te sapere che è vicino a te e che vicino a te c'è sempre qualcuno. Ricorda. Non siete mai soli. Quando lo pensate o vi lamentate di essere soli è perché ignorate tutto ciò che esiste oltre alla vostra dimensione terrena, che ha il compito di far crescere voi e la vostra anima. Ogni passo, ogni respiro della tua vita è accompagnato. È bellissima questa chiusura. Praticamente ci stanno dicendo andate in pace, siate tranquilli. Stiate pur certi che non siete soli, che noi ci siamo, che ognuno di noi, ogni anima ha un angelo, cosiddetto angelo custode, che si occupa di quest'anima. L'angelo custode è anche l'angelo che è come dire, è un genitore dell'anima, da un punto di vista angelico, perché è proprio quello che si prende cura della nostra anima. E ci sono vari livelli, no? Negli angeli, ma l'angelo custode è proprio quello dedicato alla nostra anima, tutti lo abbiamo, non c'è nessun'anima che non abbia un angelo custode e anche lui ci accompagna nella nostra vita come lo spirito guida, ma guardate che lo spirito guida fa rapporto all'angelo custode e lo spirito guida è il primo rapporto che noi abbiamo nel mondo immateriale, più vicino a noi. E poi c'è l'angelo custode. Quando noi abbiamo bisogno di aiuto, è lo spirito guida che avvisa. L'angelo custode fa la catena e manda la velina, come dico io, no? Della nostra richiesta di aiuto. Questo è qualcosa che noi dobbiamo avere molto chiaro, perché soprattutto per le persone che soffrono di solitudine e devono pensare che non è vero, perché noi non siamo soli mai. Siamo soli di compagnie umane, ma non siamo mai soli, perché abbiamo lo spirito guida, abbiamo l'angelo custode e poi ci sono tutte le altre energie che esistono nel mondo immateriale che si occupano di noi, delle anime. Quindi io sono abituata a salutare sempre il mio spirito guida e il mio angelo custode, sempre. Alla mattina quando mi alzo, alla sera quando vado a dormire e anche durante il giorno vedo delle cose belle, così e ringrazio oppure cerco di capire delle cose, parlo anche con loro. E quindi non è che sia una sbarellata, fuori di testa, è perché sono molto consapevole che loro esistono e le risposte poi arrivano, i segnali poi arrivano ed è una cosa bellissima. Quando cominciano ad arrivare queste piume da tutte le parti che le trovano, oppure i segnali molto forti, le risposte che mi arrivano quando sono lì che chiedo delle cose, sempre. Vi faccio una confidenza. Questa notte pensavo alla mia mamma, che è andata via molto presto, io avevo 36 anni, 7 anni invece avevo quando è andato via mio padre, perciò io a 36 anni non avevo più né mio padre né mia madre. E quindi pensavo a lei e io ero da sola, quindi sono da sola nella mia casa perché i miei figli sono grandi e quindi era notte e così sovente io la penso e penso a lei che mi diceva che pativa la solitudine, no? Così. E ho avuto un momento di grande, non di sofferenza, ma di grande comprensione nei suoi confronti. E ho detto, mammina, come ti capisco? Perché adesso lo sto vivendo. Capisco proprio tutto questo. E io
Però ho il conforto perché io so invece che ho lo spirito guida, che lei era una donna credente, quindi certo aveva anche lei quel conforto. Ma io ho questa consapevolezza adesso dentro, no? Proprio così forte. E a un certo punto, cioè, mi è arrivata proprio l'informazione, insomma, dove mi ha detto di prendere la matita e di scrivere, la penna e di scrivere. Quindi ho fatto scrittura. Gli anni che io faccio da quando avevo 20 anni, e quindi ho scritto: è arrivata mia madre. È arrivata mia madre nella scrittura. Pensatecelo, come per dirvi: cioè, noi non ci rendiamo conto quanto siamo uniti noi agli altri piani dell'esistenza. Quando cominciamo a diventarne consapevoli, partono tutte le connessioni, e quindi arrivano i segnali, noi incominciamo a imparare a connetterci con loro, ma quando siamo, ad esempio, limitati dalle nostre sofferenze, non si riesce. Un sacco e mezzo di gente mi dice: ma io non riesco, vorrei tanto così, ma perché hanno questi muri delle loro sofferenze che non gli permettono di aprire questi canali. Quindi lasciate andare, perché sono nebbie energetiche che noi creiamo. E non ci permettono di entrare in connessione. Creiamo, sapete come le radio, no? Che quando erano disturbate, così, e non riesci a sintonizzarti. Quindi lasciate andare quella sofferenza. Quindi io direi che loro veramente ci hanno portato un bel saluto e ci hanno detto andate in pace. E ci hanno ringraziati e confermato che sono stati qui con noi tutta la sera. E questo è molto bello, però io lo so che quando lavoro, come dice il mio arcangelo, lui mi dice sempre: ricordati che quando tu parli non sei mai da sola e noi siamo con te. Quindi sono sicura e spero che davvero questa serata abbia portato molta pace nei vostri cuori, nelle vostre anime e anche nella vostra mente. E che quindi adesso non ho più un briciolo di saliva, aspettate che bevo perché ho parlato ininterrottamente per 2 ore e mezza. Quindi spero davvero che questa nostra serata insieme sia stato veramente uno stare insieme, che quindi ci abbia avvicinati tutti quanti, ci abbia fatto sentire tutti quanti molto più rasserenati dalle parole che loro ci hanno messo in questi libri. Allora, io adesso vi saluto, vi ringrazio infinitamente tutti. So che siete ancora tanti. Vi prometto, bevo, se no non riesco. Vi prometto che rifaremo di nuovo il nostro ufficio stampa dei piani alti. Spero che vi faccia piacere ritornare a ritrovarci tutti insieme qui, a riflettere su tutti i contenuti di tutta questa conoscenza straordinaria che ci hanno dato per aiutarci a vivere le nostre vite. Vedremo come organizzare, magari prima di Natale, lo rifacciamo ancora. Io intanto vi do appuntamento a mercoledì prossimo con il salotto di Anna, sarà un salotto extra, avremo un personaggio extra, veramente straordinario, e quindi affronteremo le tematiche che riguardano appunto questo rapporto dell'uomo e dell'universo. Sarà molto interessante, non perdete quell'appuntamento, segnatevelo in agenda mercoledì prossimo. Appuntamento, vi aspetto tutti quanti nel salotto di Anna. E con questo vi ringrazio e vi auguro tutti una serena notte con tutto quanto il mio cuore. A presto, a presto, a presto, arrivederci.